i nostri sogni nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi dentro lo specchio, ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buon pomeriggio e buon sabato. Tra poco meno di mezz'ora il fischio d'inizio di Pescara-Brescia, nuovo turno di campionato in una settimana intensa non solo per quello che è accaduto in campo con un Pescara prima vincente sull'Avellino e poi battuto nettamente a Empoli, ma anche per il caso Pigliacelli che è scoppiato martedì sera proprio in concomitanza con la partita del Castellani, anche se ora va un po' sgonfiato, anche se il giocatore allo stato è ancora fuori la rosa della prima squadra, ma insomma sembrano esserci delle schiarite. Però concentriamoci sulla partita, perché il Pescara deve trovare riscatto in una giornata di campionato che sta per avere inizio. Non ci sono stati anticipi proprio per via del turno infrasettimanale, ci saranno però tre posticipi, due domani e l'ultimo lunedì. Già nel corso del TG6 abbiamo annunciato le principali novità dell'11 scelto dal tecnico Zeman, ma ora torniamo a parlarne, lo facciamo con l'ausilio di Paolo Renzetti che è collegato dall'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia. Allora buon pomeriggio Paolo, le formazioni e poi chiaramente svisceriamo i temi, quello della formazione ma anche il tema Pigliacelli. A te. Grazie Andrea, un saluto ai nostri telespettatori dallo stadio Adriatico di Pescara, 24 minuti all'inizio di Pescara-Brescia, questa gara molto attesa anche dalle due tifoserie. In settimana sono stati affissi per la città di Pescara dei manifesti dai tifosi della Curva Nord per invitare la città a venire oggi allo stadio Adriatico per seguire questa partita. Ci sono rapporti di liaci, lo possiamo dire, tra le due tifoserie e dunque proprio per questo i tifosi della Nord auspicavano una importante presenza di tifosi per la gara che inizierà tra breve. Ma vediamo, come dicevi tu Andrea, le novità di formazione. Mentre è stato già esploso qualche petardo pochi istanti fa, dicevo, novità di formazione che di cui avete parlato nel corso del TG6, le principali lo ricordiamo: Bovo e Zampano al rientro in difesa, l'impiego di Carraro dal primo minuto posto al centro del centrocampo. Non c'è Palazzi, con Brugman e Koulibaly che agiranno probabilmente sugli esterni, e poi in avanti torna dal primo minuto Benali. Nel Pescara non ci sono Proietti, Campagnaro e Pigliacelli che è fuori rosa. Come dicevi tu Andrea, ci potrebbe essere qualche novità nelle prossime ore, nei prossimi giorni. È auspicabile una schiarita. Oggi in panchino va il portiere Antonino. Andiamo a vedere dunque i due schieramenti. Partiamo proprio dal Pescara, 4-3-3 con Fiorillo in porta, Zampano, Bovo, Perrotta e Mazzotta in difesa, Koulibaly, Carraro e Brugman a centrocampo, Benali, Pettinari e Mancuso in attacco, la panchina con il secondo portiere Antonino, poi Crescenzi, Balzano, Canutè, Ganz, Coda, Valzania, Elizalde, Fornasier, Palazzi, Capone e Del Sole, l'allenatore è Zeman. Il Brescia che deve fare a meno di Checchin e di Meccariello, difensore esperto ex Ternana che quest'estate era stato seguito con insistenza sul mercato dal Pescara, si schiera con un 3-4-2-1 con Minelli in porta, in difesa Edoardo Lancini, Gastaldello esperto difensore ex Sampdoria e Bologna e Somma in difesa, poi Martinelli e Bisoli saranno i due di centrocampo con Ferrante
e Makin, poi ci sarà Furlan a supporto dell'unica punta, l'unica punta di ruolo che è Caracciolo. Per quanto riguarda la panchina della formazione bresciana, ci sono Rinaldi, Longhi, Rivas, Baia, Andrenacci, Pelagotti, Torregrossa, Nicola Lancini e poi Coppolaro, Ndoi, Cortesi e Di Sant'Antonio. L'allenatore della formazione bresciana è Pasquale Marino, che è un ex, ovviamente, come tutti gli amici telespettatori sanno. Tra l'altro Zeman è stato allenatore del Brescia e fu esonerato nella sua esperienza in terra lombarda. Marino fu esonerato qualche anno fa quando era allenatore del Pescara, ma come ha detto in settimana, e lo abbiamo anche ascoltato nel corso dei nostri notiziari, serba un ottimo ricordo di Pescara ed è rimasto in ottimi rapporti con il presidente Sebastiani e con tutto l'ambiente. Dirigerà l'incontro il signor Abbattista di Molfetta. Sono annunciati circa 9.000 spettatori allo stadio Adriatico, 150 i tifosi arrivati da Brescia. A te Andrea. Beh, Paolo, diciamo subito, proprio per aprire e chiudere nel giro di pochi minuti la vicenda Pigliacelli, che le parti si sono avvicinate anche grazie a un lavoro, tra virgolette, di intelligence, passatemi questo termine, perché si è mosso il procuratore Caravello, si è mossa la società, si è cercato di ripianare quello che era accaduto, che poi il grosso è avvenuto domenica scorsa, all'indomani della esclusione di Pigliacelli contro l'Avellino. Poi Zeman non ha evidentemente visto determinati atteggiamenti, determinati passi indietro da parte del portiere, da parte di Pigliacelli, ha poi optato per la esclusione, che è divenuta ancora più clamorosa perché lo stesso Zeman non aveva portato il terzo portiere a Empoli, quindi Pescara ha rischiato di dover mettere, in caso di infortunio o squalifica di Fiorillo o espulsione di Fiorillo, ha rischiato di mettere un giocatore di movimento tra i pali. Poi questo non è avvenuto, ma è chiaro che l'esclusione dalla distinta di Pigliacelli ha fatto tanto discutere. Probabilmente si va verso la pace, questa Pax potrebbe essere siglata nei prossimi giorni. È chiaro che però Pigliacelli, se poi sarà siglata questa Pax, dovrà riconquistare il posto di titolare sul campo con un buon atteggiamento e cercando di scalzare Fiorillo, anche perché Paolo, ricordiamo che a Pigliacelli è stato rinnovato il contratto, prolungato di 5 anni, quando sembrava che il giocatore dovesse andare via quest'estate. Fu lo stesso Zeman a bloccarne la cessione. È un fatto di comportamenti, un fatto di atteggiamento. Zeman su queste cose non passa sopra, più di ogni altro allenatore. Ritieni anche tu che si vada verso il rientro di Pigliacelli nella rosa? Ma io direi che è sicuramente auspicabile, Andrea, tutto questo, anche perché, come dicevi giustamente tu, Pigliacelli è un giocatore del Pescara a cui è stato rinnovato ed allungato il contratto. È un patrimonio della società biancazzurra perché è un tesserato proprio in forza al Pescara, e tra l'altro un giocatore che, come ricordavi, era stato voluto fortemente da Zeman, perché ricordiamo che quest'estate, quando Pigliacelli era praticamente ad un passo, mancava solo la firma con l'Avellino, è arrivato lo stop del tecnico pescarese. Pigliacelli era, con l'inizio del campionato, era diventato il portiere titolare del Pescara con Fiorillo in panchina. Dunque questo ragazzo è rimasto a Pescara per volontà, soprattutto, lo ripetiamo, di Zdenek Zeman, quando sembrava che dovesse essere ceduto alla formazione irpina. Poi quello che è accaduto negli ultimi giorni, prima della gara con l'Empoli, lo sanno un po' tutti, anche se Zeman ieri in conferenza stampa ha detto che non è vero che il giocatore aveva rifiutato la panchina. Ha parlato di invenzioni, se così le possiamo definire, invenzioni giornalistiche. È chiaro che se però Pigliacelli ad Empoli è andato in tribuna, qualcosa deve essere sicuramente accaduto, al di là di quella che è stata la dialettica del prepartita di Empoli-Pescara. Guarda, o di quello, Paolo, che è accaduto nei giorni precedenti a Empoli-Pescara, questo è il fatto. Però voglio dire, è chiaro che nessuno della stampa era presente al momento di questa discussione, sia di domenica o di martedì, ma pare che martedì non sia successo chissà cosa.
ma anche lo stesso Zeman poi non è che ci abbia dato una mano, perché lui poi nel merito non è entrato, e quindi intanto vediamo inquadrati Ugo Campagnaro e mi pare anche Baez, che stanno cercando di entrare all'interno. Esatto. Ecco qui, ora si apre il cancellone ed entrano. Sono stati pizzicati, Andrea, bravo Gaetano. Sono stati pizzicati dal nostro Gaetano Terreo. Ecco, stavo dicendo, comunque Zeman ieri non è che abbia aiutato più di tanto a fare chiarezza, quindi ecco, non che sia tenuto, però purtroppo in questi casi quando qualche voce scappa ci può anche stare che non siano voci particolarmente fondate, però è stato lui stesso con un provvedimento particolarmente importante e d'impatto a dare il là al caso, perché escludere in extremis il portiere, andare in panchina senza il portiere di riserva, va da sé che questa cosa crea un eco non indifferente. Poi lui non è sceso nel merito, avrà anche le sue ragioni, però ora che sia colpevole la stampa, insomma, mi sembra anche eccessivo. Speriamo comunque che il caso possa rientrare, come arrivano segnali, insomma, in questo senso. E lasciando un attimo il caso Pigliacelli, torniamo alle scelte di Zeman, Paolo, perché ci sono scelte interessanti e che ancora una volta ci portano a dire che Zeman non ha ancora trovato la strada fino in fondo, perché oggi cambia il playmaker, che dovrebbe essere Carraro. Sarei sorpreso di vedere Brugman giocare centrale, ritengo sia Carraro il play di questa squadra oggi, con Brugman mezzala, ed è un altro cambiamento importante in una zona cruciale del campo. Dopo Canutè e Brugman, oggi tocca a Carraro. Tre partite in 7 giorni, 3 play diversi, Paolo. È così, lo dice la distinta di oggi. Evidentemente questa è l'undicesima giornata di campionato, correggimi se sbaglio Andrea, è l'undicesima formazione diversa che il tecnico delle Pescara manda in campo, e proprio i problemi maggiori, se così vogliamo dire, ci sono proprio a centrocampo, perché evidentemente il tecnico Boemo sta cercando ancora la quadra per capire quali devono e possono essere i giocatori da mandare in campo proprio nella zona nevralgica del campo. Ricordiamo che aveva iniziato la stagione come titolare Proietti, che è infortunato ma che a breve tornerà a disposizione, dunque ci sarà un ulteriore giocatore e un'ulteriore possibilità di scelta per il tecnico biancazzurro, ma è chiaro che prima o poi ci si attende di vedere in campo un po' quella che potrebbe essere la formazione tipo. Fatto sta che anche oggi scende in campo dall'inizio un 11 diverso rispetto a quello precedente, però probabilmente tutto questo, Andrea, anche figlio di una prova, quella del Castellani di Empoli, negativa sotto tutti i punti di vista. Pescara in terra toscana martedì scorso aveva giocato molto male, dunque io credo che Zeman abbia deciso di cambiare, anche perché evidentemente non è rimasto soddisfatto dal rendimento, dalla prova di alcuni giocatori. L'ultima sottolineatura prima di restituirti la linea riguarda ancora una volta, visto che si parla tanto di formazioni cambiate di settimana in settimana, l'ultima annotazione, appunto, dicevo, è quella che riguarda l'ennesima panchina per questa stagione di Ganz, e dunque Pettinari continua a giocare dall'inizio, Ganz va in panchina, e quel giocatore che tutti aspettano di vedere dall'inizio, arrivato a furor di popolo in estate, continua a seguire le partite almeno dall'inizio, ma per esempio ad Empoli l'aveva seguita per tutti i 90 minuti dalla panchina, in riferimento proprio all'ex giocatore del Como e del Verona. Vedremo se oggi ci sarà spazio pure per Ganz, almeno nel corso della gara. Se non ci sono altre considerazioni, Andrea, io andrei a chiudere qui dall'esterno dello stadio Adriatico a te la linea. Per ora grazie Paolo, puoi trovare posto in tribuna stampa, ci sentiamo con te per l'inizio della partita. Saluto Paolo Sinibaldi, ciao Paolo. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio Paolo. Andiamo a vedere la schermata della giornata, poi rifacciamo anche il punto con la classifica e poi di nuovo in studio per approfondire questi temi del pre-gara. Le gare del pomeriggio: Bari-Ascoli, Cesena-Novara, Cremonese-Perugia, con il debutto sulla panchina del Perugia di Roberto Breda, che ha preso il posto di Giunti. Avevamo parlato martedì sera di una posizione che si faceva sempre più difficile
difficile, quella di Giunti, che poi effettivamente è stato esonerato. Si parlava anche dell'ipotesi, faceva l'ipotesi Serse Cosmi, un clamoroso ritorno a Perugia. Alla fine è spuntato il nome di Roberto Breda, tecnico buono un po' per tutte le stagioni. Breda che peraltro è ex tecnico della Ternana, quindi passa da una panchina umbra ad un'altra, due squadre che sono molto molto divise dal campanile, Perugia e Ternana. Non so come l'abbiano presa a Terni, poi magari il nostro specialista sul fronte ternano Paolo ci dirà qualcosa. Palermo Virtus Entella, Pescara Brescia, Salernitana Empoli, Spezia Cittadella, Venezia Frosinone. Domani alle 15 il primo posticipo Parma Avellino allo stadio Tardini, poi al Piola di Vercelli alle 17.30 Pro Vercelli Foggia, chiude proprio la gara delle Liberati tra Ternana e Carpi lunedì sera alle ore 20.30. La classifica è la seguente, una classifica dopo 11 giornate con l'Empoli da solo in testa alla classifica, che però resta sempre cortissima: Frosinone 19, Palermo 18, Cremonese, Venezia e Parma 17, poi eccolo il Pescara a 16 punti insieme con Bari, Salernitana, Cittadella, Avellino e Novara, 15 punti per il Carpi. Poi 13 per Ascoli, Perugia, Entella, Brescia e Spezia, 11 punti per Ternana, Cesena e Foggia, chiude la Pro Vercelli con 10 punti. Torniamo in studio, vado da Paolo Sinibaldi, magari più tardi con te ritoccheremo la vicenda Pigliacelli, ora però voglio stare un po' sulle scelte di Zeman, che ancora una volta cambia formazione. Due elementi modificati nel settore difensivo, due elementi su tre modificati nel settore di centrocampo e, ma questo è il mio modesto avviso, il turnover per risparmiare le energie c'entra poco, perché poi tanto Pettinari gioca sempre, Mazzotta gioca sempre, Perrotta gioca sempre, Brugman gioca sempre. Mancuso in questo periodo, dopo essere stato recuperato, gioca sempre. Uno potrebbe dire Mancuso ha avuto tanti problemi fisici, magari gli fai risparmiare una partita. No, Mancuso gioca sempre. E allora mi viene da pensare che le scelte di Zeman siano meramente tecniche e non dettate dalla volontà di fare turnover per ricambio di energia. Sono scelte tecniche e le scelte tecniche ci dicono che a destra in difesa continua questa alternanza, al centro continua questa alternanza, mi riferisco a Zampano Crescenzi e a Coda Bovo, in mediana torna Koulibaly al posto di Palazzi, ma soprattutto c'è Carraro che, se non ricordo male, è la prima volta che parte dal primo minuto, perché Carraro ha giocato degli scampoli di gara e ha giocato il secondo tempo di Salerno nel sabato in cui si è fatto male Proietti. Però vado a memoria, per Carraro dovrebbe essere la prima presenza da titolare. Quindi Paolo? Allora, credo che tu abbia ragione. In generale, quando c'è una serie di partite così ravvicinata, ci può stare che il turnover faccia capolino, tante squadre lo fanno. Poi è chiaro che quando ci sono i turnover nelle squadre di Serie B c'è sempre qualcuno che è escluso da questo turnover, perché è chiaro che qualcuno gioca sempre, perché qualcuno fa parte del blocco granitico, oppure magari non ci sono alternative al ruolo. Nel quindi, caso specifico, seguendo il tuo ragionamento, Bovo e Zampano, che sono Bovo e Zampano, aspetta, non fanno parte di questo granitico, aspetta, blocco. Aspetta, io ho fatto la premessa. Esatto. Però poi qui c'è da dire che invece parliamo del Pescara, parliamo di Zeman e parliamo della situazione attuale del Pescara. Qui il turnover c'entra al 50%, perché effettivamente quello che si sa, quello che si vede, quello che fa anche trapelare Zeman dalle sue dichiarazioni, è che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, come si dice in questi casi. Cambia continuamente, cambia anche nei ruoli nevralgici, perché ha cambiato anche il portiere qualche settimana fa, generando questo caso di cui forse magari più tardi parleremo anche, non lo so, ma insomma si è detto tanto. In difesa, con le esclusioni spesso eccellenti di giocatori che in tutte le altre squadre sarebbero titolari, ma mi riferisco soprattutto a quei due giocatori che hai nominato tu adesso, cioè a Zampano e a Bovo,
perché Bovo ce lo invidiano dappertutto, certo. E Bovo fa fatica a trovare spazio qui. Bovo sicuramente non è contento di questa situazione. Quando è in campo cerca di dare il massimo e sono convinto che lo farà anche oggi, ma non è contento e non può essere contento. Poi hai nominato il centrocampo. Anche lì ci sono tanti e sono spesso i soliti dubbi che Zeman ha. Il fatto che oggi giochi Carraro come regista, non confermo, è un caso. Confermo che Carraro finora ha giocato 3 partite, è sempre subentrato, sì, sì. Massimo minutaggio 45 minuti a Salerno, giorno dell'infortunio di Proietti, che in quel caso rientrerà nell'intervallo e non sarà in grado di tornare in campo, e quindi entra Carraro. Poi altri 2 spezzoni, quindi questa è la 4ª presenza di Carraro, la prima da titolare. Ecco, il fatto che Zeman continui a parlare tanto di quel ruolo lì, quello del regista, del play, alternando tanti giocatori. Oggi vedremo all'opera Carraro dal primo minuto. Insomma, in precedenza avevamo visto anche Canutè, che in alcune occasioni sembrava che avesse anche fatto bene, però parliamo sempre sabato di Canutè, giocatori. Martedì Brugman, oggi Carraro. Ecco, il discorso è che Zeman non vede Brugman in quel ruolo, perché altrimenti, anche in questo caso, tantissime squadre di Serie B, ma anche qualcuna di Serie A, ci invidia Brugman come regista. Però Brugman gioca nel 90% dei casi come esterno. Questa è la solita tiritera che si ripete ogni settimana. Oggi prova Carraro in quel ruolo dal primo minuto e magari troverà la quadratura del cerchio. In avanti invece il dilemma è quello di Ganz. Ganz, l'acquisto più costoso, l'acquisto che teoricamente è stato voluto da Zeman, che però vivacchia, anzi proprio non vivacchia per niente in panchina e non trova spazio neanche come nei minuti di qualche giorno fa contro l'Empoli, in cui tutti quanti, me compreso, invocavano l'ingresso in campo di Ganz, se non altro per provare qualcosa, no? Per provare a recuperare una partita che si stava mettendo male. Poi l'altro equivoco si chiama Ben Ali, che oggi è in campo, tante altre volte non è stato in campo. E guarda, qui stiamo vedendo la sovrimpressione di questa bellissima grafica, no? In quella che adesso si chiama catena di sinistra, una volta si chiamava fascia sinistra, adesso catena, e quindi ci adeguiamo anche a questo. Perché ci sentono del meccanismo oleato che deve andare in un certo modo. Guarda lì, sì. Brugman e Ben Ali. Zeman ha detto si passano spesso la palla perché sono amici, in realtà voleva fare un po' di ironia su 2 giocatori che evidentemente forse non lo hanno convinto fino in fondo, anche se Brugman gioca sempre, però gioca lì. Ben Ali evidentemente non lo ha convinto, anche se quando è stato messo nelle condizioni di giocare mi sembra che questo ragazzo abbia fatto vedere di saperci fare per la Serie B. E poi nella catena di sinistra c'è il difensore, c'è Mazzotta, che è un difensore molto molto bravo a, tra virgolette, offendere, molto meno bravo quando si tratta di difendere. E credo che ci ricordiamo un po' tutti quanti, insomma non è colpa sua, è colpa della fase difensiva. Però se dobbiamo vedere alcuni giocatori che capitano in occasione dei gol subiti, Mazzotta, mi riferisco anche alla partita con l'Empoli, qualche responsabilità ce l'ha. Mazzotta, che con Brugman è il giocatore più impiegato, sono giocatori sempre titolari, lo sono stati sempre in queste precedenti 11 partite, oggi la 12ª. A livello di minutaggio Brugman ha qualcosina in più, ma sono proprio loro 2 i giocatori più impiegati da Zeman. Quindi ho sentito insomma la tua analisi circa questa formazione. È chiaro che Carraro è un giocatore che per certi versi è più simile a Canutè, nel senso che Proietti è un giocatore brevilineo, giocatore leggero, come lo è Brugman. Carraro ha una spiccata fisicità, giocatore molto alto, siamo sul 1,85-1,86 almeno, quindi c'è una fisicità che è paragonabile a quella di Canutè, giocatore mancino, discrete proprietà tecniche. È chiaro che parliamo di Carraro, così come di Canutè, di 2 debuttanti nel mondo dei grandi, perché Canutè fino all'altro ieri era un primavera della Juventus, Carraro fino all'altro ieri era un primavera dell'Inter.
Quindi comunque ci troviamo di fronte a due elementi che hanno scarsa esperienza a questo livello, mentre Brugman ha un'esperienza notevolmente superiore. Proietti è un giocatore che viene dalla Lega Pro, però ha già diversi anni di professionismo. Quindi che risposta ti aspetti da Carraro, Paolo? Ma io sono curioso di vedere questo giocatore, lo conosco poco. È chiaro che non bisogna dare tutte le responsabilità a Carraro, però mi sembra evidente che le responsabilità ce le ha chiunque vada a ricoprire quel ruolo, che è determinante nelle squadre di Zeman, perché un po' tutti quanti amano parlare, come giusto che sia, ricordando il passato, della linea d'attacco delle squadre di Zeman, ma non è da dimenticare quanto sia stato strategico nelle squadre del passato zemaniano il ruolo di play, di regista, di centrocampista centrale del centrocampo a tre. E quindi io sono curioso di vedere Carraro. Un altro spunto, poi credo che sia per cominciare la partita, sì, è quello che Zeman ha fatto notare in conferenza stampa pre-partita, pre-gara, cioè la difesa, la linea di difesa del Pescara. Lui ha detto, insomma, rispondendo a qualche domanda rispetto a qualche indecisione che c'era stata a Empoli, è che il Pescara non solo difende alto, continuerà a difendere alto, ma difenderà sempre più alto, perché sì, lui è convinto che questo sia il modo più giusto per limitare le offensive degli attaccanti avversari. Tu pensa, noi quindi diciamo, vedremo, che questa squadra non è zemaniana, probabilmente non lo è ancora, però nonostante ci dia questa sensazione, dice Zeman, numeri alla mano, è la seconda squadra per altezza del baricentro. Sì, sì. Solo una squadra sostanzialmente ha il baricentro più alto del Pescara in campionato. Chiaramente Zeman vuole che questo dato migliori, e soprattutto che migliori questo momento dal recupero palla al gioco in verticale, secondo quelli che sono i suoi dettami. Andiamo da Paolo Renzetti, poi da Paolo Sinibaldi torno per parlare del Brescia, perché finora del Brescia abbiamo parlato praticamente, non abbiamo parlato per niente, ma è giusto dare spazio anche alla squadra di Marino. Paolo Renzetti per i primi due minuti. Eccoci Andrea, eccoci qui dallo Stadio Adriatico, per meglio dire dalla tribuna stampa dello Stadio Adriatico, tutto pronto per l'inizio di questa partita. Sarà il Pescara a battere il calcio d'inizio, maglia tradizionale bianca-azzurra per la formazione allenata da Zeman, che attaccherà sotto la curva nord, dunque da destra verso sinistra della nostra postazione, maglia blu con risvolti bianchi per le rondinelle di Pasquale Marino. Ci sono un po' di vuoti sugli spalti dello Stadio Adriatico, avevo detto nel corso del precedente collegamento 9.000 spettatori, ma dobbiamo scendere intorno agli 8.000, forse anche qualcosa in meno per questa gara. Come detto, 150 i tifosi giunti da Brescia, che hanno trovato posto nel settore, nel gabbiotto di Curva Sud, che ha una capienza di 733 posti. Allora, dirigerà l'incontro, l'abbiamo detto, il signor Eugenio Battista di Molfetta, i suoi assistenti Pasquale Cangiano di Napoli e Damiano Margani di Latina, quarto uomo Daniele De Santis di Lecce. Attende solo il fischio dell'arbitro pugliese, poi inizierà Pescara-Brescia, gara valida per la 12ª giornata di andata. Ecco l'inizio di questa partita, subito il primo pallone toccato da Brugman, il servizio per Zampano, lancio sbagliato per Mancuso, subito il Brescia che ha riconquistato il primo pallone della gara, perso però a sua volta dalla formazione lombarda, sfera che termina in fallo laterale, rimessa per il Pescara già effettuata da Zampano per Koulibaly, che scambia con Mancuso, ancora all'indietro per Zampano, il giocatore del Pescara termina terra, lascia proseguire il direttore di gara, poi termina a terra anche un giocatore ospite, c'è invece il fischio dell'arbitro di Molfetta, Eugenio Battista, che comanda il calcio di punizione in favore della squadra bresciana. Quando abbiamo iniziato questa partita da 35 secondi, 0-0 ovviamente, neanche a dirlo, il punteggio tra Pescara e Brescia, dicevamo Andrea, le assenze nel Pescara rispetto alle settimane scorse, si è comunque svuotata l'infermeria bianca-azzurra, che fino a qualche settimana fa contava durante
la settimana quasi il tutto esaurito, solo Proietti e Campagnaro sono fuori, oltre a Pigliacelli per motivi disciplinari. Ricordiamo la prima convocazione come secondo portiere di Vittorio Antonino, che in passato è stato anche al Lanciano. Si era parlato in settimana, a dire il vero, anche della possibilità di una convocazione. Attenzione perché c'è il Brescia, questo tiro dalla distanza José Machin, tiro centrale, nessun problema comunque per Fiorillo. Dicevo, si era parlato anche di una possibile convocazione per un altro portiere che è di proprietà del Pescara, è l'ex Aquila Savelloni, invece poi la scelta è ricaduta su Vittorio Antonino. Torniamo a seguire intanto questa gara con il Pescara che si trova ad agire sulla propria tre quarti di campo con Mazzotta che trattiene il pallone in campo, non sa chi dare la sfera, poi il servizio proprio per Brugman in avanti, il servizio tentato per Pettinari, l'intervento del numero 3 Michele Somma del Brescia che riconquista il pallone, può ripartire in avanti la formazione ospite che va a guadagnare anche un calcio di punizione per un fallo subito da Dimitri Bisoli. Si gioca da 3 minuti allo stadio Adriatico, Pescara 0, Brescia 0. Linea a te Andrea, un saluto ovviamente a Paolo Sinibaldi. Grazie. Paolo, grazie a Paolo Renzetti. Sulla panchina del Brescia da 3 partite a questa parte, questa è la quarta, siede Pasquale Marino, ha preso il posto di Boscaglia, un brutto inizio, sconfitta interna con Novara, poi sconfitta esterna nel derby di Cremona 2-0, poi la bella affermazione lunedì nell'anticipo del turno intrasettimanale contro il Bari, vittoria per 2-1, e quindi con questo abbrivio positivo Marino torna in riva all'Adriatico, dove è stato esonerato in una stagione contraddittoria, iniziata male, poi una grande rimonta, squadra che arriva fino al terzo posto, e poi a gennaio dopo la pausa il disastro con le 6 sconfitte consecutive e l'arrivo di Cosmi dopo l'esonero di Marino. Che squadra è il Brescia a tuo avviso, Paolo? E Caracciolo, ok, lo conosciamo benissimo, è lui il pericolo pubblico numero uno, ma c'è anche altro? Sì, allora intanto è una squadra che ha raccolto meno di quello che avrebbe dovuto in questo inizio di stagione. È una classifica che non dice molto, ma è una classifica che vede il Brescia con 13 punti, quindi ne ha 3 in meno del Pescara, ha già pagato caro il suo dazio con il cambio di allenatore, perché Boscaglia quest'anno non è riuscito a imprimere quello che avrebbe voluto. Marino lo conosciamo perché col Pescara è stato 29 volte in panchina, ha fatto vedere anche degli sprazzi di buono, di bello, non di bellissimo però, perché Marino veniva etichettato come un allenatore, se vogliamo anche zemagnano per certi versi, perché era un integralista del gioco offensivo, anche del 4-3-3, no? Ieri Zeman che ha detto di Marino, forse qualche sonoro di troppo lo hanno portato. Eh sì, poi è cambiato Marino, esattamente questo. Adesso Marino pratica un calcio più prudente, un calcio che oggi si schiera con un 3-4-2-1 con una sola punta vera che è Caracciolo lì davanti, è più prudente. Anche lo scorso anno a Frosinone spesso è stato prudente più che spettacolare. È un allenatore a cui Zeman ha fatto anche i complimenti, però, no? Ha detto che lo stima molto, che lo seguiva anche quando era ragazzo. Sicuramente è un allenatore che negli anni passati, all'inizio della sua carriera, era un fan prodigio degli allenatori, un allenatore che molti seguivano con interesse perché gli pronosticavano una carriera fissa in Serie A. Così non è stato, è comunque un ottimo allenatore. Non è probabilmente un vincente, perché nella sua carriera ha fatto spesso abbastanza bene, ma non benissimo come i suoi. Anche lo scorso anno gli è mancato quella finale. Quel centesimo per arrivare. Esattamente sì, questo è come ti ricordi, no? Si diceva di Eriksson, Sven-Goran Eriksson, un perdente di successo, perché arrivava sempre lì per, e poi magari gli mancava qualcosa. Quindi c'è un gruppo non solido, perché ritiro in 50, beh, 50 un po' troppo, però sì, in tanti giocatori fuori squadra, poi reintegrati, alcuni rimasti malvolentieri, ma è un 11 uguale, troppi cambi. Beh, il tifoso ha messo diversi argomenti sul piatto, ha ragione, dei quali abbiamo anche sviscerato. Io credo che abbia ragione, credo che adesso, a parte 50 giocatori, non sono 50, sono di meno, però erano comunque 40. Attenzione, Paolo, Pescara vicinissimo al gol. Sì, sì.
Sì, c'è stato, attenzione, c'è stato il Pescara vicino al vantaggio con Mazzotto, un tiro dall'interno dell'area di rigore, poi la respinta con i piedi del portiere Minelli e poi il tap-in tentato da Pettinari che è però terminato in posizione di offside. Dunque il gioco, il gol, in caso il pallone fosse entrato in rete, sarebbe stato annullato per quello che abbiamo capito noi, perché si è alzata comunque la bandierina del secondo assistente, ma il tiro di Mazzotta era invece regolare, fosse non ci fosse arrivato con i piedi Minelli, ci sarebbe stato il gol del vantaggio per la formazione allenata da Zdenek Zeman. E a terra Castaldello per il Brescia, ha preso una botta alla schiena il giocatore classe 85 della formazione bresciana. Vediamo se riuscirà a alzarsi e soprattutto a proseguire la gara il giocatore bresciano, e poi ovviamente torneremo a dare la linea allo studio. Dunque annotiamo sul nostro taccuino questa azione del Pescara con questa conclusione di Mazzotta, respinta con i piedi dal portiere Minelli. Sono 8 minuti di gioco, si è rialzato intanto Castaldello che ovviamente a termine di regolamento deve uscire dal campo, ma è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa bresciana. Dicevo, 8 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Pescara e Brescia. A voi. Sì, il Pescara ha avuto questa chance, una chance importante, precedentemente ce l'aveva avuto il Brescia, una chance, è una partita aperta, è una partita in cui si affrontano due squadre con umori diversi. Sì, anche, stiamo parlando di Marino. Marino c'è un perdente di successo, quello che si diceva di Eriksson qualche anno fa, però poi bisogna capire se devi essere così bravo ad arrivarci lì in alto e poi magari la puoi vincere, la puoi perdere, oppure se ti manca qualcosa in qualunque momento tu ti trovi vicino al successo non lo ottieni. Ora, questo è il classico punto di vista della bottiglia mezza piena oppure mezza vuota. Io credo che Marino sia un buon allenatore, che il Brescia non sia una squadra scarsa, è una squadra che ha anche qualche giocatore di esperienza, perché c'è anche Castaldello lì in difesa, che comanda bene la difesa, che comincia a avere i suoi anni, ma attenzione, ha 32 anni, non è che parliamo di un giocatore finito, parliamo di un giocatore che è ancora nel pieno della sua carriera e che probabilmente avrebbe potuto fare anche qualche anno di Serie A. Era anche in campo in un famoso e non fortunato Pescara Crotone 1-4, l'anno della retrocessione del Pescara. Penso di sì. Castaldello, Paro. Penso proprio di sì. Indietro di oltre 10 anni, torniamo indietro. Era un bel Crotone quello. Sì. Era un bel Crotone. Castaldello poi ha avuto un'ottima carriera, è stato anche in nazionale. Avrebbe potuto fare ancora qualche anno di Serie A, ma credo che abbia fatto proprio una scelta di vita. È una squadra da prendere con le molle, con umori diversi, perché il Brescia ci arriva dopo una forse anche insperata vittoria contro il Bari. Il Pescara ci arriva dopo una sconfitta contro l'Empoli, che sicuramente è stata giudicata male, ma non bisogna dimenticare che il Pescara, anche quando vinceva, e ha vinto, perché prima della partita con l'Empoli noi eravamo lì per andare in vetta alla classifica, non ha mai convinto, non è mai piaciuto. Quindi ogni partita per il Pescara è una prova di esame, e credo che anche noi giornalisti siamo qui molto interessati a vedere come vanno le cose. Ok, torniamo per altri 2 minuti da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, tocchiamo il decimo nel corso del primo tempo, sempre 0-0 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Brescia. Ora manovra la formazione in maglia blu che perde però il pallone, poi la sfera riconquistata da Ferrante, l'azione insistita del giocatore con la maglia numero 18, il cross all'interno dell'area di rigore con Bovo che va a spazzare con i piedi, ma ancora il Brescia che ha riconquistato il pallone in servizio ancora sul settore di destra per Ferrante, che non riesce però a trattenere il pallone in campo, sfera che oltrepassa la linea bianca, dunque rimessa affidata al portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo, che era stato buon protagonista, forse il migliore in casa biancazzurra nell'ultima gara di Empoli, non fosse stato per quell'errore in occasione 41esimo del secondo tempo che ha poi prodotto il terzo gol della formazione toscana con la doppietta di Caputo, un errore di Fiorillo che fino a quel momento era stato comunque sicuramente il migliore, che con le sue parate aveva evitato al Pescara al Carlo Castellani. Attenzione perché c'è un pallone
pallone perso da Perrotta e per poco non ne approfitta la formazione bresciana. Poi importante il recupero con la diagonale di Koulibaly, che è andato ad anticipare un giocatore del Brescia. Ora può ripartire e pescare in avanti con Zampano, termina a terra Zampano, questa volta c'è l'azione fallosa ai suoi danni, il fischio del signor Abbattista di Molfetta che va a comandare un calcio di punizione in favore del Pescara. Siamo comunque sul tre quarti, anche un po' indietro del Brescia. Poi subito il lancio di Brugman per Zampano, troppo lungo però, ottima l'idea però del giocatore uruguaiano per Zampano, pallone troppo lungo che termina sullo fondo, ma fosse riuscito Zampano a trattenere il pallone in campo ci sarebbe stato il cross del giocatore ligure con il pallone in area di rigore, dove erano in agguato Pettinari e anche Mancuso. Ora il Brescia che manovra, pallone che termina dopo un tocco all'indietro per il portiere Minelli, già grande protagonista al settimo minuto con il salvataggio con i piedi su una conclusione ravvicinata dall'interno dell'area di rigore di Antonio Mazzotta. Antonio Mazzotta, uno dei fedelissimi di Zeman, che lo ha praticamente mandato sempre in campo in questa stagione, l'ex giocatore del Frosinone, la seconda sua esperienza in maglia bianca-azzurra, che sta comunque portando avanti questo campionato direi in maniera più che sufficiente. Proprio Mazzotta che recupera un pallone sulla sinistra, il servizio poi per Pettinari, ancora Mazzotta dopo un rimpallo, il pallone che termina sui piedi di Benali, due avversari su di lui, si gira Benali, viene affrontato poi il colpo di tacco, pallone ancora per Mazzotta in area di rigore, controlla la sfera, è costretto a retrocedere e poi Brugman, ancora pallone all'indietro per Carraro, e Pescara che non è riuscito a penetrare all'interno dell'area di rigore della formazione bresciana, che ora attacca dalla parte opposta sul settore di destra con Benali, perde il pallone, con Koulibaly, perde il pallone il giocatore senegalese, può ripartire in avanti la formazione bresciana che guadagna una rimessa laterale, tredicesimo allo stadio Adriatico, 0-0 tra Pescara e Brescia, ma gara sicuramente molto godibile. Voi? Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Abbastanza attivo Benali, che forse sente la partita perché è un ex. Sì, tra l'altro è un ex che ha lasciato, penso, un buon ricordo lì a Brescia. Lo ha allenato anche un nostro, diciamo, amico tecnico, Ivo sì. Iaconi, che ne parla ancora benissimo di Benali, o di Benali che dir si voglia. E lui lo vede assolutamente più centrocampista rispetto al ruolo di attaccante in cui viene schierato solo adesso. Zeman lo vede attaccante. Solo lui, ma stessa cosa vale per Brugman. Cioè, non, cioè qui di che stiamo parlando? Cioè, questo lo sappiamo. Ma questa non è una critica, no, è una notazione. È una valutazione, perché è un allenatore completamente diverso dagli altri. Guarda che le sue invenzioni tante volte hanno avuto successo, qualche volta magari no, e quindi se ne parla. L'ho visto molto attivo Benali, ha avuto un'intuizione molto bella pochi minuti fa, quando con un colpo di tacco stava per liberare Pettinari, quindi comunque è un giocatore che ha una marcia in più, è un giocatore che se lo metti nelle condizioni di rendere bene potrebbe fare la differenza, perché non è facile trovare un giocatore che abbia sicuramente una buona tecnica, perché ce l'ha per la Serie B, è un allenatore molto rapido, essendo anche piccolo di statura, molto sgusciante, però allo stesso tempo è anche un giocatore di grande fatica, perché se tu lo metti a fare anche un ruolo di puro sacrificio, Benali non si tira indietro, quindi no. È un giocatore che può essere schierato in tanti ruoli, magari non quello d'attaccante, non lo so, però comunque sia è un giocatore che fa la differenza. Mi sembra che il Pescara in questi primi 14 minuti di gioco stia facendo non benissimo, ma abbastanza bene, e sta avendo un possesso di palla nettamente superiore a quello del Brescia. Vogliamo vedere la schermata della Serie B? Così prendiamo atto di un fatto. Dopo 15 e passa minuti, reti bianche. È una novità assoluta, forse. Bari Ascoli, Cesena Novara, Cremonese Perugia, Palermo Virtus Entella, Pescara Brescia, Salernitana Empoli, Spezia Cittadella, Venezia Frosinone. Tutte sullo 0-0, e dire che siamo reduci da un turno infrasettimanale dove invece di gol ce ne sono stati tantissimi.
Si è parlato anche di questo aspetto, no? Il fatto che magari con l'impegno ravvicinato vengono meno un po' di energie, sia fisiche sia mentali, qualche disattenzione di troppo, e c'è una maggiore facilità nell'andare in gol. Lo stesso Pescara, se valutiamo già il secondo e il terzo gol presi a Empoli, quel fallo ingenuo di Perrotta su Krunic, rigore trasformato da Caputo, l'errore di Fiorillo sulla punizione, le tante parate di Fiorillo, insomma, effettivamente ci sono stati degli errori anche in quella, in quella partita, e come lì anche nelle altre partite, tanti errori e disattenzioni che hanno agevolato i gol. Evidentemente la situazione si è un po' più ristabilita in questa giornata, tanto che il primo quarto d'ora è scivolato via senza che ci fossero marcature, in una giornata nella quale ci sono incontri come sempre particolarmente interessanti. Ecco, c'è da vedere, in particolare focalizzerei l'attenzione sullo Zini di Cremona, perché come abbiamo detto in precedenza c'è il debutto di Breda sulla panchina della squadra umbra, che era tra le protagoniste annunciate, aveva iniziato bene, ne ha fatto le spese anche il Pescara, poi però è arrivata la striscia di risultati negativi, risultati anche eclatanti, sconfitte casalinghe contro il Cesena, ultimo della classe 0-3, contro la Pro Vercelli, attuale ultima della classe 1-5. Era evidente, Paolo, che qualcosa si era inceppato, perché altrimenti non sono spiegabili questi risultati casalinghi di una squadra che aveva e ha un potenziale importante. Sì, inspiegabile come inspiegabile davvero per certi versi tutto questo inizio di Serie B. Vediamo una classifica assolutamente indecifrabile, quindi a parte il la classifica è ancora indecifrabile, a parte il Perugia che si ritrova certamente in difficoltà, ma io sono curioso di vedere poi in questo turno anche quello che farà il Foggia, che mi è sembrata una squadra in difficoltà enorme. Sono curioso di vedere anche il Cesena, se la cura Castori continuerà a dare i suoi frutti, e poi sono curiosissimo di vedere se si materializzerà oppure no l'eventuale fuga dell'Empoli lì in alto. In precedenza tu hai citato Breda e lo hai definito in maniera secondo me molto, molto corretta, l'allenatore buono per tutte le stagioni. Ormai è un mestierante della B. Io sono d'accordo, mi chiedo, non ho nulla contro Breda assolutamente, ma mi chiedo quale sia il sistema, diciamo, che consente a determinati allenatori per un determinato periodo della propria carriera, attenzione perché poi non è che tutti hanno l'immunità sempre, ma di trovare sempre squadra, e spesso anche da inizio stagione, no, ma da stagione in corso, come nel caso di Breda, che è un allenatore che grandi miracoli non ne ha mai fatti, è anche un allenatore che si basa molto sulla concretezza. Sì. Totalmente diverso da Giunti per certi versi, certo, no? Certo. Perché il Perugia va a togliere un allenatore che sicuramente con tutta la squadra era andato in grande difficoltà, ma con dei dettami tecnici, tattici, mentali, comportamentali completamente opposti rispetto a Breda, che adesso va a prendere la panchina. E allora la domanda è, tu come la costruisci la squadra? Se tu costruisci la squadra per uno che ti fa un modulo offensivo e dopodiché prendi un allenatore che magari ti fa il 3-5-2, che non costa tanto e che si adatti un po' a... Ecco, ho detto buono per tutte le stagioni, perché si sa adattare ai vari contesti. Mari non è un allenatore di primissimo livello, non è l'allenatore che prendi se vuoi vincere il campionato o fare un campionato di livello, ma visto che a Perugia sono saltati determinati equilibri, prima che la situazione si comprometta, meglio prendere un allenatore morigerato che può essere utile, anche se ha questo aspetto particolare di essere stato fino all'altro ieri allenatore della Ternana. Nell'anno di Oddo, quindi due stagioni fa, sì, Breda ha portato la salvezza la Ternana. Certo, ma quindi... Breda ha allenato talmente tante squadre, sì, nella sua ancora giovane carriera, che francamente questa sorta di campanile, di campanilismo che dici tu giustamente, che c'è, che esiste tra Ternana e Perugia, probabilmente non lo sentono nemmeno, perché Breda, se tu lo devi identificare come allenatore di una
squadra, come lo identifichi? Io francamente non lo identifico, quindi non... Buono per tutte le stagioni. Buono per tutte le stagioni, ma magari sarà un buon allenatore, non metto in dubbio. Assolutamente sì, anche perché ricordo 2 anni fa la Ternana non era messa bene e lui l'ha presa, l'ha condotta alla salvezza, dunque centrando in pieno il risultato. Torniamo all'Atletico Cornacchia e andiamo dal nostro amico Riccardo Clinco. Ciao Riccardo. Ciao Andrea, ciao e buon pomeriggio a tutti. Ciao Paolo. Ciao Riccardo. Allora, che Pescara stai vedendo? Ma guarda, la partita è appena cominciata, per il momento non abbiamo commenti da fare. Se vuoi possiamo commentare un po' sull'atteggiamento in campo della squadra, che è sempre entrata con un buon piglio, ma il Brescia sta difendendo e parte con delle ripartenze. Cerchiamo di fare la partita, insomma è una partita ancora inizio, insomma. Tanto è arrivato il primo gol del pomeriggio del Venezia, gol di Bentivoglio contro il Frosinone in uno dei match di cartello del pomeriggio. E ora ecco, gol del Perugia di Breda a Cremona, e dunque proprio ne stavamo parlando fino a pochi istanti fa. Riccardo, sulle scelte di Zeman, 3 partite in 7 giorni, terzo regista diverso, da Canutè a Brugman a Carraro. Sì, ecco, questo appunto è la novità di oggi, appunto, che volevo dire, ma immagino l'avete cercato allo studio, appunto, che non riesce a trovare quest'uomo un regista, lo continua a cambiare, e probabilmente chi non riesce a ancora a trovare la famosa quadra, lui continua a fare esperimenti, oggi cambia ulteriormente. Lui l'unica cosa che ha sono le certezze di Pettinari, di Mazzotta e dietro, del centrale dietro, e dopodiché continua a fare questi cambi, perché secondo me non riesce ancora il mister a vedere quella che è la squadra che lui vorrebbe, anche se devo dirti che oggi qualche azione la stiamo facendo, nel senso che ci stiamo proponendo, diciamo che siamo leggermente più offensivi delle ultime 2 partite. Senti, 4 cambi rispetto ad Empoli, anzi in realtà 5, perché in avanti sì, si è rivisto Benarì al posto di Del Sole, con Mancuso che è tornato a destra, poi sono cambiati 2/3 del centrocampo, 2/4 di difesa, però appunto c'è ancora la sensazione che il Boemo stia cercando l'incastro migliore tra tutti quelli possibili, no? Sì, io sai Andrea, ormai non parlerei più di cambi né di bocciature, ma di un organico talmente grande che lui sta in ogni settimana mette dentro una formazione diversa. Io credo che lui con oggi non abbia mai messo la stessa formazione per 2 partite consecutive, quindi è proprio e qua non vuol dire neanche dal rendimento del giocatore, perché ci sono settimane dove un giocatore gioca bene e la settimana successiva si ritrova in panchina, quindi è un po' un purpurì di cambi che a volte non onestamente non riesco a capire. Ti dico la verità, Mazzotta ha sempre giocato, mi aspettavo ad esempio un cambio, ecco, ma ti dico un giocatore non perché ha fatto male, quasi per un turnover a questo punto di giocatori. Ecco, noi infatti all'inizio trasmissione, Riccardo, abbiamo detto che ci sono giocatori come Mazzotta che giocano sempre, anche Pettinari, anche Brugman. Esatto. Mancuso, che è stato fuori per oltre un mese e quindi non ha una condizione ottimale, gioco forza, però gioca 3 partite consecutive dal primo minuto. Quindi voglio dire, il turnover per motivi di risparmio di energie non c'è per Zeman. Forse no. coda Bovo, ma forse tutte le altre scelte sono scelte tecniche. Il mister è un uomo che ci sorprende. Ma a un certo punto, però, dopo 12 giornate è lecito attendersi qualche certezza in più oltre a quelle che già ci sono, secondo te, Riccardo? Sì, io credo che tu abbia perfettamente ragione. È lecito, che anche perché ci ha sempre abituato nei suoi schemi di gioco ad avere 11 titolari, 11 riserve. E quest'anno invece diciamo che, tranne i soliti noti che abbiamo citato prima, non abbiamo certezze.
non abbiamo guarda, una cosa, uno spunto lo voglio dare ulteriore. Quando Proietti ha giocato le prime partite si diceva sì, non male, però si potrebbe avere di meglio in quel ruolo. Ora che Proietti ha saltato buona parte delle partite successive a quella di Salerno, si è constatato che in quel ruolo ci sono cambiamenti costanti e quindi probabilmente Zeman sta aspettando il rientro di Proietti, che non sarà un giocatore eccezionale, ma evidentemente dà qualche certezza in più in quella posizione del campo. Sì, considerando che Proietti a volte fa anche lui delle sbavature abbastanza evidenti, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore che, come ti posso dire, ogni domenica citiamo come migliore in campo, a conferma appunto di quello che tu stai dicendo. A volte commettiamo, purtroppo questa squadra, una costante di quest'anno è che commette tante ingenuità a centrocampo, ogni tanto buttiamo via la palla così, come se ci scottassero i piedi, non abbiamo quella tranquillità di gioco, abbiamo la palla e immediatamente a volte dobbiamo darla via e la diamo male. Io tra l'altro però voglio dire una cosa che non so se avete detto per quanto riguarda il discorso di Pigliacelli. Sì. Perché ho sentito delle varie voci, ho avuto modo di parlare con un paio di giocatori. Pigliacelli, non è vero che quando ha giocato è stato elogiato da Zeman, anzi è stato ripreso nello spogliatoio da Zeman più volte per il discorso del passaggio una volta che lui ha in mano la palla verso il centrocampo. Quindi lo ha detto Zeman, lo ha detto un paio di partite fa. Come? Zeman anche ha detto che Pigliacelli doveva migliorare sotto quel punto di vista e che esatto. Era stato ripreso, lo ha detto se non sbaglio dopo la partita la partita quindi di Parma, dopo la partita con l'Avellino. Si è trovato in panchina improvvisamente per un cambio con Fiorillo, era stato richiamato, nella partita seguente ha commesso ancora questi errori diciamo di ripartenza di palla sempre in parti del campo dove non c'erano giocatori del Pescara, di conseguenza una volta gli ha preferito Fiorillo, da lì poi la storia la sappiamo. Ah, è una precisazione che ho voluto fare perché, ti ripeto, ho avuto modo in settimana di parlare con un paio di giocatori che mi hanno detto non è vero che Pigliacelli non era stato richiamato, era stato richiamato dal Mister. Senti, ma insomma è un caso che è destinato come sembra a sgonfiarsi, nel senso che le parti si andranno incontro e quindi Pigliacelli tornerà effettivamente in rosa? Ma io ti dico la verità, io me lo auguro per il ragazzo, pur considerando il fatto che qualche gesto di nervosismo ci può stare, può capitare a chiunque di noi di avere un momento di nervosismo. Sappiamo che Zeman comunque è un uomo permaloso, di conseguenza è poco tollerante sulle parole oppure sulle lamentele di quello che sui suoi dettami. Chiaramente Pigliacelli è un patrimonio della società, è un buon portiere, se viene recuperato non è che un patrimonio per tutti. Certo, peraltro come abbiamo detto portiere qui è stato prolungato il contratto esatto. Altri 5 anni, quindi insomma è anche un patrimonio della società che però c'è se proprio deve privarsi che di Pigliacelli vorrà farlo attraverso una cessione, dunque incassando, non certo. Certo, che però c'è anche essere da dire, c'è anche da dire Andrea che è importante il discorso di educazione perché voglio dire credo è un che provvedimento esemplare anche per il gruppo, ci sono delle società, regole e quindi se non le rispettate andate esatto, fuori dal gruppo. Anche perché il giocatore ragazzo è pagato e anche profumatamente rispetto a tante persone che fanno dei lavori più umili, di conseguenza quantomeno ci si aspetta da un professionista che faccia il professionista e non il ragazzino. Perfetto, perfetto. Va bene, Riccardo, io ti ringrazio, ci sentiamo più tardi, va bene? Ci sentiamo più tardi. Ciao Adrian, saluta Paolo, ciao grazie. Ciao Riccardo. Ok, tra pochissimo torniamo da Paolo Renzetti, ma siccome ci sono due aggiornamenti, andiamo con le schermate. Allora, l'Empoli capolista in vantaggio, che gol su punizione, peraltro bellissimo, da parte di Pasquale che continua a regalare
Prodezze, un gol stupendo, traversa gol, la palla ha varcato la linea, poi è tornata in campo, ma è gol nettamente, non abbiamo dubbi, tra poco rivedremo in bassa frequenza, davvero un gran gol. Peraltro c'era anche Vitale sul palo, si era messo lì per evitare che la palla passasse da quelle parti, ma la palla ha pizzicato la traversa. Ah, Vitale c'era anche arrivato, ha sfiorato la palla, l'ha mandata sulla traversa e poi è entrata. Dopodiché a causa dell'effetto è riuscita, ma è entrata nettamente. Dunque Empoli in vantaggio, gran punizione di Pasquale all'incrocio. E poi sottolineiamo il pareggio della Cremonese contro il Perugia di Breda. Cerco di darvi subito il marcatore. Comunque vedete in sovrimpressione questi ultimi aggiornamenti, il vantaggio dell'Empoli e il pareggio della Cremonese. Potrebbe trattarsi di un gol di Paulinho su una punizione calciata da Piccolo, ma forse più che un gol di Paulinho è un autogol. Un autogol, mi sento di dare più l'autogol che la rete a Paulinho. Autogol di Zanon sulla punizione calciata da Piccolo. Paulinho in realtà o non l'ha toccata o l'ha toccata appena appena, e alle sue spalle colpo di testa risolutivo, ma nella sua porta dell'ex pescarese e celano Damiano Zanon. Dunque 1-1 allo Zini tra Cremonese e Perugia. Questi gli ultimi aggiornamenti, questa la classifica provvisoria con l'Empoli che dunque risponde al vantaggio del Palermo che era andato avanti con un rigore di Nestorowski. Forse non l'abbiamo detto, ma c'è anche il pareggio del Frosinone a Venezia, la rete di Matteo Cioffani realizzata poco dopo il vantaggio del Venezia con Bentivoglio. Dunque 1-1 al Penso tra Venezia e Frosinone, e come detto c'è il vantaggio del Palermo firmato da Nestorowski su calcio di rigore. Palermo in vantaggio sulla Virtus Entella. Ecco qui dunque nuovamente i risultati, ma noi torniamo allo stadio Adriatico Cornacchia attraverso la voce di Paolo Renzetti. Un paio di minuti, Paolo. 33esimo, 0-0 allo stadio Adriatico, fase di stanca dopo una prima parte di tempo sicuramente godibile, frizzante, anche con qualche opportunità soprattutto per il Pescara, e ora da qualche minuto invece sta accadendo poco sul manto erboso dello stadio Adriatico. Siamo giunti come detto al 33esimo minuto sul nostro cronometro, 32-50, 0-0 tra Pescara e Brescia, una parte di gara che sta vedendo le due squadre affrontarsi soprattutto nella zona di centrocampo con i due portieri praticamente inoperosi. Ora il Pescara che ha recuperato un pallone con Bove, il rilancio in avanti nella zona di Pettinari che viene aggirato efficacemente da Somma, ma è ancora la formazione biancazzurra che riconquista il pallone. Poi c'è un lancio sbagliato di Koulibaly che già in un paio di circostanze è mancato proprio in passaggi piuttosto semplici ed elementari. Ora però il Pescara che ha riconquistato la sfera, e Brugman sulla tre quarti, il servizio sulla sinistra per Benali fra i più attivi nel Pescara, il tentativo di servizio per Brugman, l'intervento di un difensore del Brescia con il pallone che termina in fallo laterale. Dunque ci sarà ancora una rimessa per il Pescara quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti del primo tempo, sempre 0-0 tra Pescara e Brescia, un'occasione ghiottissima soprattutto per i biancazzurri con Mazzotta al 7° minuto, la parata con i piedi del portiere Minelli, dobbiamo dire il primo e unico intervento veramente efficace del portiere bresciano. Ora il Pescara ancora in avanti, Pettinari, il cross di Pettinari in area di rigore, l'intervento dei difensori del Brescia e anche di Caracciolo che tra l'altro qualche minuto fa aveva salvato in scivolata su una conclusione in area di rigore del Brescia proprio a botta sicura di Benali. E dunque Caracciolo, 36 anni non sentirli, è il caso di dire, è andato a salvare proprio all'interno dell'area piccola una conclusione di Benali che avrebbe potuto anche regalare al Pescara il gol del vantaggio. Battuto il calcio d'angolo dei biancazzurri, pallone in area di rigore con la difesa del Brescia, con Gastaldello riesce a rinviare, poi formazione bresciana che parte in contropiede proprio con Caracciolo. Caracciolo mantiene il possesso di palla, due avversari su di lui, finisce per perdere la sfera per l'intervento di un difensore del Pescara, poi invece c'è il brutto fallo di un giocatore bresciano al centro del centrocampo ai danni di Pettinari, e c'è l'ammonizione del giocatore che è andato a commettere azione fallosa per quanto riguarda, è entrato sulle gambe del giocatore
biancazzurro Pettinari. Dunque c'è il primo cartellino giallo della gara ai danni del giocatore che è andato a commettere il fallo. Sinceramente non sono riuscito a vedere il giocatore Lancini. Dunque primo giocatore che finisce sul taccuino del direttore di gara. Dunque ci sarà questo calcio di punizione per il Pescara, ma siamo quasi a ridosso dell'anello di centrocampo, dunque a dir poco lontani dalla porta difesa dal portiere della formazione bresciana Minelli. Allora sono 36 minuti in corso, battuta la punizione dal Pescara, termina a terra Brugman, lascia proseguire il direttore di gara, non c'è fallo e può partire il contropiede del Brescia, attacca la formazione in maglia blu sul settore di destra il Cancellotti in possesso di palla, il cross di Cancellotti in area di rigore, non riesce a raggiungere il pallone Ferrante, ma dalla parte opposta lo raggiunge Lancini, il cross in area di rigore, attenzione il tiro, il gol del Brescia con Makin. C'è stato questo cross all'interno dell'area di rigore, Makin tutto solo al volo è andato a mettere il pallone in rete. E dunque quando siamo giunti al 37esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il punteggio allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara 0 Brescia 1, il gol di Makin, una sorta di rigore in movimento per il giocatore del Brescia con la maglia numero 5 che ora viene festeggiato dai compagni, lasciato colpevolmente solo su questa azione di contropiede del Brescia con il pallone che è stato crossato dal numero 40. Tutto il Pescara schiacciato, tutti schiacciati sì, verso la porta, Macina ha potuto calciare indisturbato all'altezza del dischetto, era solo Soletto, tutto il Pescara inspiegabilmente schiacciato e... è arrivato comunque questo gol, Paolo. Sì, il gol del Brescia, dunque cambia il punteggio, ora entriamo nel corso del 38esimo minuto, dunque ancora una volta, così come era accaduto con il Cittadella e anche con l'Avellino, il Pescara va sotto in casa al cospetto dei propri tifosi, Pescara 0, Brescia 1, ricordiamo il gol di Makin al 38esimo minuto di questo primo tempo, linea che può tornare allo studio. E questa è una doccia fredda, Paolo, anche perché Pescara stava facendo meglio, non che avesse creato chissà quanto, ma il Brescia non si era visto mai dalle parti di Fiorillo e qui invece è stato colpito il Delfino. Sì, allora il Pescara aveva cominciato abbastanza bene. Tanto perdonami perché questo è un aggiornamento che devo dare subito, la Salernitana ha ribaltato il risultato, dopo la punizione di Pasquale, doppietta di Bocalon, due gol in due minuti e dunque la Salernitana è in vantaggio, ora è a due punti dalla vetta e un punto dall'Empoli in una Serie B davvero incredibile che con questi risultati vede l'aggancio del Brescia al Pescara che passa nella parte di destra della classifica. A te. Forse visto quello che sta facendo la Salernitana in queste partite va rivalutato anche il nostro pareggio lì alla Rechi. Il Pescara aveva cominciato bene questa partita, anche se il primo tiro, intanto continuo però un po' a soffrire adesso il Pescara, sto vedendo che anche adesso c'è stata un'occasione in cui Fiorillo in maniera difficoltosa ha evitato che intervenisse l'attaccante del Brescia. Caracciolo. Pescara aveva cominciato bene, il primo tiro in porta a dire il vero era stato del Brescia, dopodiché per una ventina di minuti buoni il Pescara aveva impresso il proprio ritmo mettendo in evidenza soprattutto la velocità di Benali e anche le offensive sull'altra fascia di Zampano. Poi però, come diceva anche Paolo Renzetti nel collegamento telefonico di qualche minuto fa, il Pescara è andato man mano spegnendosi. Il Brescia non ha fatto nulla di particolare, ma il Pescara ha cominciato a rallentare parecchio il ritmo, ad avere meno idee e meno proposizione in attacco. Ecco perché il gol del Brescia arriva come un fulmine a ciel sereno al 50%, perché nei minuti precedenti al gol il Pescara aveva dimostrato non di soffrire ma un po' di sonnolenza, sì. Qui c'è una sostituzione, sì, non so se Paolo, per infortunio o per altro. Sì, sì, allora esce Koulibaly ed entra in campo Palazzi, non credo si tratti di infortunio perché Koulibaly... No, io penso che Koulibaly purtroppo non sia entrato in questa partita. Esatto, quello che stavamo dicendo anche prima, Andrea, aveva sbagliato sbagliato tocchi, sì, sì. E lacunoso e quindi... Se non tecnicamente ha mostrato delle lacune, se non c'è neanche con la testa e fisicamente, Zeman qui non ha perdonato, Paolo.
Sì, e dunque segniamo sul nostro taccuino questa sostituzione, la prima operata da Zeman, per, ovviamente non per infortunio del giocatore ma per motivi tecnici. Dunque Palazzi al posto di Koulibaly, punizione intanto per il Pescara, pallone in area di rigore con i pugni il portiere Minelli, poi ancora il Pescara con Mancuso che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta del portiere bresciano, e poi il Brescia che stava per approfittarne in contropiede ma ha riconquistato la sfera, la formazione adriatica proprio con il non entrato Palazzi, il cross in area di rigore, va a spazzare la sua area proprio Castaldello, pallone in fallo laterale, 41esimo all'Adriatico, Pescara 0 Brescia 1, ricordo okay. Il gol di Macin al 37esimo. A voi. Torno da te per il finale di primo tempo, Paolo, in studio con Paolo Sinibaldi. Sei d'accordo con la mia disamina un po' troppo tranciante? Su Koulibaly? Non è entrato alla grande in questa partita, non mi sarei aspettato il cambio al 40esimo, 39esimo, mi sarei aspettato magari il cambio all'intervallo. Anche questo è un sì, è una stilettata subliminale. Ma subliminale, molto chiara direi, perché bastava aspettare 5 minuti, non mi sembrava il peggiore in campo in assoluto. Sicuramente non stava facendo una partita eccezionale, questo sia chiaro. Però poi ho visto un gesto di Zeman all'uscita di Koulibaly che mi è piaciuto, da buon padre di famiglia, o forse nonno, perché Koulibaly è davvero un ragazzino e Zeman ha 70 anni, ma non è questo il punto. Gli ha dato una pacca sulla spalla, sulla testa, come per consolarlo. È stata una sostituzione assolutamente di carattere tecnico-tattico, direi. Adesso vediamo, non so se Pescara stava soffrendo da quella parte, non credo. Credo semplicemente che Koulibaly ancora una volta abbia dimostrato di avere una grande forza fisica, ma purtroppo per lui, ma non è colpa di nessuno, lui ha una storia alle spalle che è importante, che va al di là del calcio, che però non gli ha consentito una crescita tecnico-tattica come gli altri giocatori dei vivai. Koulibaly è un giocatore che sa giocare a pallone, tanto per dirla in maniera chiara, ma che tatticamente non conosce il gioco del calcio, non può conoscerlo per la sua storia, è un autodidatta. Quindi Koulibaly deve fare ancora tanta strada sotto questo punto di vista. Complessivamente faccio il tifo per Koulibaly perché la sua storia merita rispetto, sì. Però deve crescere, farlo crescere in un campionato come questo di Serie B, partendo spesso dal primo minuto, non è facile, però o gli dai fiducia o non gliela dai, questo è quello che dico io. Assolutamente. Arrivano sì. Messaggi intanto. Sì, messaggi in questo caso sulla gestione di Pigliacelli. Io penso che l'amarezza, ecco, lo scorso anno siamo retrocessi a novembre, a quest'ora dovevamo essere già squadra del meccanismo Oleati. Sì, da un certo punto di vista si può anche comprendere questo messaggio. Per quanto riguarda Pigliacelli, direi che la rabbia di Pigliacelli, che è stata espressa sicuramente in maniera sbagliata dal portiere, ma com'era, però, la storia che era colpa dei giornalisti nel caso Pigliacelli, non ho capito, nel senso che ha detto Zeman voi avete creato il caso perché non è vero che Pigliacelli ha rifiutato la panchina come molti di voi hanno fatto passare. E allora peggio ancora quella sostituzione, quella messa in tribuna. Ma pochi minuti. Tu non eri ancora arrivato, io ho detto che Zeman intanto lui con quella scelta ha alimentato comunque delle voci, perché lui stesso ieri in conferenza stampa è stato criptico, non è entrato troppo nel merito, quindi neanche lui ci ha aiutato molto a fare il massimo della chiarezza. Va da sé che quello che è successo crea comunque un po' di scompiglio, perché se ti porti due portieri, uno lo lasci in tribuna e rischi di giocare con un giocatore di movimento in porta, in caso avvengano certi episodi durante la partita, beh, è chiaro che se ne parla. Poi in questi casi, se non c'è chiarezza e Zeman non ha aiutato sotto questo profilo, le voci si autoalimentano anche in maniera incontrollata. Il problema non è Pigliacelli, il problema non è Zeman, non può essere questo il problema di un secondo portiere che crea tutto questo polverone. Il problema, come sempre, è uno, la gestione del caso, e la gestione purtroppo non l'hanno fatta i giornalisti. Vabbè, ma questo è un vecchio discorso, che la colpa è sempre dei giornalisti, poi ci sono giornalisti e giornalisti, per generalizzare è sempre sbagliato, vabbè, ok, lo sappiamo. E poi la seconda cosa è che questo è un segnale, un secondo portiere non può essere un problema, se lo diventa, perché probabilmente c'è un po' di pepe
nello spogliatoio e non c'è bisogno di alimentarlo con questi casi. Tu sai che io sono amante di Zeman, della sua storia, della sua moralità e certo, tutto quanto, però dico, mi permetto di dire in maniera molto, molto umile, ci mancherebbe, è che probabilmente anche per non minare la tranquillità dello spogliatoio sarebbe stato meglio mettere un po' di polvere, un po' di cenere su quel caso e risolverlo il giorno dopo la trasferta di Empoli. Credo che stia finendo il primo tempo, quindi immagino che invece vada avanti la trasmissione. Quella scelta è stata portata fuori, sì, è stato fuori un malessere di un certo tipo, anche perché immagino che poi Zeman, sì, Pigliacelli, ma poi ci sono altri giocatori. Attenzione, che, e qui, che vorrebbero giocare. Qui chiudo perché mi immagino che stai per dare la linea, sì, al buon Paolo Renzetti, è che Zeman è troppo esperto, è troppo intelligente, non fa mai nulla per caso. Se lo ha fatto, sapeva esattamente dove andava a parare. Esatto, esatto. Io sono stra d'accordo con te, è stata una mossa ponderata anche da un punto di vista mediatico. L'unica cosa è che dire la colpa è vostra perché lui ora non può uscire di casa, andiamoci piano. Quindi, la colpa è di Paolo Renzetti, no, diciamo. Perché poi la mossa è mediatica, quindi sono i giornalisti di mezzo che parlano e analizzano il fatto che vada in tribuna Pigliacelli, ma lui, era anche quello che voleva lui, quindi sì, insomma, sì, poi ci andasse un po' piano su tutto il resto. Paolo Renzetti fino alla fine del tempo. 3 minuti di recupero sono stati comandati dal quarto uomo Daniele De Santis della sezione di Lecce, si sta già giocando il secondo con il Pescara che ha una buona opportunità, ma c'è il lancio sbagliato di Mancuso che intendeva servire Benali, l'ex di questa partita, oltre ovviamente a Pasquale Marino, e Pescara che dunque è costretto a ripartire da Fiorillo che con i piedi rimette il pallone in gioco per Bovo che allarga sul settore di sinistra per Perrotta, il lancio per Brugman, poi il servizio per Mazzotta, Benali, Pescara che cerca di portarsi in avanti, Benali pasticcia, poi fortunatamente per lui pasticcia anche Somma che si trascina il pallone oltre la linea bianca, ci sarà la rimessa in favore del Pescara quando manca un minuto al termine di questo primo tempo, lo ricordiamo che vede il Brescia in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Macin al 37esimo del primo tempo, poi ancora un pallone perso dalla formazione biancazzurra con Brugman che è stato costretto ad andare a commettere fallo ai danni di Martinelli e a rischiare anche il cartellino giallo. L'unico ammonito fino a questo momento è Lancini, Edoardo Lancini, per quanto riguarda la formazione bresciana. C'è il calcio di punizione in favore della squadra allenata da Pasquale Marino che ha seguito tutto il primo tempo in piedi, non abbiamo invece visto per nulla a bordo panchina il tecnico pescarese Zdenek Zeman. Battuta la punizione dal Brescia, non c'è più tempo, finisce il primo tempo, scusate il gioco di parole, dopo 48 minuti di gioco il Brescia rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0, il gol realizzato al 37esimo da Macin, un Pescara discretamente pimpante per i primi 15-20 minuti e poi poco o nulla in fatto di cronaca, solo con il gol della formazione bresciana che in pratica è riuscita a segnare il gol del vantaggio nell'unica vera occasione costruita in questo primo tempo. Dunque il finale dallo stadio Adriatico, Pescara 0, Brescia 1, quella linea. Grazie a Paolo Renzetti. Nel finale di tempo, vantaggio del Cesena sul Novara, continua a dare frutti la cura Castori. Questi risultati alla fine del primo tempo, anche se si sta ancora giocando alla Rechi di Salerno. Bari-Ascoli 0-0, ma l'Ascoli in 10 uomini per l'espulsione di Gigliotti. Cesena-Novara 1-0 al 47esimo, il gol di Jallow. Cremonese-Perugia 1-1, vantaggio del Perugia con Dossena, pari della Cremonese con un autogol di Zanon. Palermo-Virtus-Entella 1-0, rete di Nesto Roschi su rigore. Pescara-Brescia 0-1, rete di Macin. Salernitana-Empoli 2-1, tutto nel giro di 4 minuti, segna prima l'Empoli con una punizione capolavoro di Pasquale, poi la ribalta Bocalon, doppietta e dunque la squadra di Bollini è in vantaggio 2-1. Spezia-Cittadella 0-0, Venezia-Frosinone 1-1, anche qui botta e risposta dopo il quarto d'ora, segna Bentivoglio, pareggia Matteo Ciofani. Vediamo la classifica alla fine di questi primi 45 minuti di gioco con un cambio al vertice perché virtualmente c'è il Palermo in testa con 21 punti e l'Empoli
che era in vantaggio, poi ha subito l'1-2 della Salernitana. L'Empoli al secondo posto, agganciato dal Frosinone a quota 20, Pescara che così resta a quota 16 punti e si allontana dalle posizioni di vertice, anche se resta sempre in un contesto di diciamo così di vicinanza in qualche modo. È un allontanamento fittizio perché questa classifica è talmente corta, e attenzione perché la Provercelli deve ancora giocare, la distanza tra l'ultima e la prima potrebbe ulteriormente accorciarsi se fossero confermati questi risultati e se la Provercelli dovesse fare il risultato domani contro il Foggia. Noi ci fermiamo per questa prima parte di Diretta Stadio, tra poco la seconda per seguire il secondo tempo, sperando in una nuova rimonta del Pescara. Quindi spazio ora alla pubblicità e linea a Maurizio Da Gui. È la seconda parte di Diretta Stadio, tra poco il secondo tempo di Pescara-Brescia. Non si è messa bene perché il Pescara, pur non meritandolo, è sotto di un gol, quello segnato da Macin, non meritandolo perché effettivamente il Brescia non ha fatto niente di più rispetto al Pescara in termini di gioco, anzi se vogliamo il Pescara ha fatto più possesso di palla, ha spinto molto di più. Occasioni clamorose non ve ne sono state, eccezione fatta che per il gol. Però ora questo svantaggio c'è, il Pescara deve cercare di rimontare come fatto ad esempio contro l'Avellino, come invece non è accaduto martedì contro l'Empoli. Si va un po' per le lunghe, chiedo conferma a Paolo Renzetti, le due squadre non ancora sono in campo, vero? Sì, Andrea, non sono rientrati i giocatori delle due squadre, anzi per meglio dire è rientrato solo nel Pescara Palazzi, che aveva preso il posto di Koulibaly qualche minuto prima della fine del primo tempo e dunque sta approfittando forse per fare qualche esercizio. Però adesso sbucano dal tunnel dello stadio Adriatico gli altri giocatori di Pescara e Brescia. Dunque, ecco Paolo, visto che Zeman ha provveduto dopo il gol di Macin a effettuare il primo cambio con Palazzi al posto di Koulibaly, ci pare dire che è molto difficile che ora possa fare un'ulteriore sostituzione al rientro dagli spogliatoio. Tu ci dai sì, non, sì, ti confermo tutto questo perché non c'è il quarto uomo con la lavagnetta in mano, dunque non ci saranno sostituzioni né nella formazione biancazzurra ma neanche nel Brescia, che dunque giocherà con gli stessi 11 del primo allora, tempo. Allora Paolo, tieni la linea e segui i primi due minuti di secondo tempo. Sì, perfetto. Dunque approfittiamo anche per rivedere insieme i due schieramenti. Pescara 4-3-3 con Fiorillo in porta, Zampano, Bovo, Perrotta e Mazzotta in difesa. Palazzi che ha preso il posto di Koulibaly, Carraro e Brugman a centrocampo e poi Benali, Pettinari e Mancuso in avanti. Per il Brescia 3-4-2-1 con Minelli in porta, Lancini, Castaldello e Somma in difesa e poi Furlan, Martinelli, Bisoli e Cancellotti a centrocampo, Macin e Ferrante sulla tre quarti, Caracciolo unica punta di ruolo. Vi ricordo che è stato ammonito Lancini, l'unico giocatore del Brescia finito sul taccuino del direttore di gara, il signor Eugenio Battista di Molfetta, che ha ben diretto, coadiuvato da Pasquale Cangiano di Napoli e Damiano Margani
della sezione di Latina, quarto uomo Daniele De Santis di Lecce, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, sarà la formazione ospite a toccare il primo pallone, Pescara che attaccherà questa volta in questo secondo tempo che inizia in questo istante sotto il settore di curva sud, Brescia dunque che riparte con il vantaggio di misura grazie al gol realizzato da Macina al 37esimo del primo tempo, un primo tempo, lo dicevamo Andrea, che aveva visto buone cose nei primi 15-20 minuti da parte prima del Brescia, poi del Pescara, con l'azione clamorosa, l'occasione clamorosa di Mazzotta, a cui si è opposto direi in maniera prodigiosa il portiere della formazione bresciana Minelli, poi tanto gioco a centrocampo, tanti capovolgimenti di fronte, un po' di confusione anche da parte delle due squadre e poi sul finire, nella parte finale del primo tempo, la rete di Macin, una sorta di rigore in movimento sugli sviluppi di un cross proveniente dalla destra, con attenzione Pescara, il tiro, pallone che termina di un soffio al lato, Mancuso ad un passo dal gol dell'1-1, occasionissima per il Pescara, aveva dato l'occasione, era sembrato che il pallone fosse finito in rete, una visione ottica, pallone che sembrava destinato in rete, invece sì, bella palla di Carraro, conclusione di Mancuso, davvero di un nulla al lato della porta di Minelli che non avrebbe potuto fare assolutamente nulla, dunque il Pescara che riparte con questa clamorosa occasione per Mancuso, Pescara che attacca ancora sul settore di sinistra, squadra di Zeman che è entrata in campo, attenzione, colpo di testa e traversa superiore, parte superiore della traversa, colpita da Mancuso, due occasioni per il Pescara nel giro di un minuto, entrambe con Mancuso, la prima conclusione fuori di un soffio, nella seconda occasione invece il colpo di testa dell'ex giocatore della San Benedettese con il pallone che è terminato e schizzato sulla parte alta della traversa e poi è terminato sul fondo, due minuti allo stadio Adriatico, quasi tre sul nostro cronometro, Pescara 0 Brescia 1, ma il Pescara ha iniziato con il piede premuto sull'acceleratore in questo secondo tempo, a voi. Grazie a Paolo Renzetti, ci sono segnali all'apparenza incoraggianti. Ci sono segnali di vita, e è bello vedere che il Pescara riparte con questo piglio, in due minuti sono state due occasioni clamorose in cui abbiamo visto Mancuso, bravo, sfortunato, certo magari se fosse stato leggermente più preciso, soprattutto in occasione della prima occasione, quella del tiro da distanza ravvicinata, a questo punto staremmo già parlando del pareggio. La seconda occasione invece è un colpo di testa posizione molto molto difficile, quindi la palla ha toccato la parte alta della traversa ma con meno pericolosità. Abbiamo visto in questo caso Mancuso più in posizione centrale, mentre l'assist man è stato Pettinari, quindi un po' di mobilità in più anche da parte di Pettinari. Sono trascorsi solo pochi attimi del secondo tempo, io credo che il Brescia sia rimasto sorpreso dalla verve con la quale il Pescara è tornato in campo, il Pescara che continua ad attaccare e quindi insomma non parliamo di un avversario impossibile, non parliamo di un Real Madrid, parliamo di un Brescia che è ben messo in campo, ma è un Brescia che è composto da tanti giovani con alcuni elementi esperti che provano a tenere ordinata la squadra di Pasquale Marino. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, soprattutto perché non dimentichiamo che questo è il primo di due turni casalinghi, la settimana prossima nell'anticipo serale del venerdì affronteremo sempre l'Adriatico Cornacchia, il forte, in questo caso possiamo dirlo, forte come organico, come squadra, come società Palermo, e quindi arrivare a quella partita in condizioni serene sarebbe l'ideale. Se così non fosse, allora quella partita diventerebbe una partita crocevia di questo inizio di stagione, quindi dobbiamo essere tutti quanti fortemente convinti che il pareggio arriverà, quantomeno il pareggio. Intanto a proposito di Palermo, raddoppio della squadra di Tedino, ancora Nestorowski che aveva sbloccato sul rigore e ora ha messo a segno una splendida punizione Mancina, palla all'incrocio
e dunque il raddoppio del Palermo sulla Virtus Entella, nuovo vantaggio come detto del Perugia, la rete di Samuel Di Carmine che ha buggerato in contropiede la retroguardia della Cremonese, dunque Perugia di nuovo avanti, Perugia nel quale debutta in panchina proprio quest'oggi Roberto Breda al posto di Federico Giunti. Questi dunque gli aggiornamenti che vi diamo in questo inizio di secondo tempo. Io do il buon pomeriggio a Luigi Mastrangelo. Ciao Luigi. Andrea, buon pomeriggio a te e a tutti gli telespettatori di TV6. Allora, è un Pescara colpito nel primo tempo, ora c'è qualche segnale di riscossa? Sì, attenzione, adesso c'è un'azione del Brescia tra l'altro, un tiro sì, però che termina alto. Guarda Andrea, io prima del gol del Brescia, con l'eccezione proprio di Koulibaly che non mi sembrava tecnicamente a livello dei suoi compagni, stavo apprezzando molto la prestazione sul piano proprio tecnico, cioè ho visto molti fraseggi, molti triangoli stretti tra i giocatori, veramente sul piano tecnico mi sembrava una delle migliori prestazioni del Pescara. Tu sai che spesso anche Allegri insiste molto su questo, cioè sul fatto che le partite si vincono giocando bene tecnicamente, cioè toccando bene la palla, e il Pescara lo stava facendo, proprio con l'eccezione di Koulibaly, che però almeno aveva conquistato 3-4 palloni invece in fase di interdizione. Poi c'è stato il gol, tra l'altro il gol è venuto sulla stessa azione fatta dal Pescara, c'era stata un'azione in profondità di Zampano che era andato sul fondo, aveva crossato male indietro, mentre il Brescia praticamente ha fatto la stessa azione, percussione laterale, passaggio indietro e gol. E poi nel secondo tempo il Pescara ha cominciato molto molto bene, tu sai che io sono un fan, ormai sono diventato un fan di Mancuso, che per me è un grandissimo attaccante, lo ha dimostrato con due conclusioni, una girandosi e concludendo di piede, un colpo di testa straordinario all'indietro che ha preso la traversa, quindi insomma concordo con quanto stavo sentendo dire da Paolo Sibaldi che ciao saluto. Luigi. Ciao Paolo, veramente una partita che dobbiamo assolutamente rimettere in piedi, perché veramente la stiamo giocando tutto sommato molto meglio di altre e secondo me non meritiamo di andare sotto, anche perché il Brescia poi ha fatto soltanto quell'azione, ma come si sa questa è la dura legge del gol, spesso le squadre che fanno solo un'azione poi sono quelle che vanno in vantaggio, però sono convinto davvero che continuando su questa strada, episodi a parte, insomma il Pescara vede, mi sta piacendo molto più oggi che sta perdendo di alcune partite vinte. Senti, siccome non ti ho sentito sull'argomento, se in breve ci dici la tua sul caso, che pare ora sgonfiarsi un po', di Pigliacelli, mi affido alla tua saggezza. Beh, la mia saggezza, ti ringrazio molto, mi sopravvaluti. Ma guarda, queste sono questioni di spogliatoio, probabilmente l'allenatore ha voluto far valere la sua leadership, ha voluto insomma sottolineare che chi non si adegua anche verbalmente alle scelte dell'allenatore naturalmente può subire sanzioni disciplinari, quindi ci sta questo. Ho sentito anche un'altra interpretazione, che magari si poteva dare la sanzione disciplinare evitando di penalizzare la squadra, perché comunque si è preso un grande rischio Zeman, perché la settimana scorsa abbiamo giocato praticamente senza secondo portiere, tu sai che nel calcio moderno l'espulsione del portiere per fallo da ultimo uomo oppure per un infortunio possono essere sono eventualità molto più frequenti di quelle che erano nel calcio del passato, quindi poi se si fosse verificata probabilmente ci saremmo trovati in serie difficoltà, però ecco, questo è anche Zeman, cioè un allenatore che appunto sui principi tiene molto, quindi insomma mi sembra meno caso di quello che possa essere, cioè il fatto che un giocatore non abbia accettato la panchina o comunque abbia manifestato dei mal di pancia come oggi si usa dire, però l'allenatore insomma ha voluto far valere la sua leadership. Senti, la domanda delle domande a questo punto, passano le partite di Ganz sempre meno tracce, se il Pescara non la recupera tu pensi che tra un quarto d'ora possa scoccare anche il suo momento oppure no? Guarda, io credo che una partita come quella, cioè giocata come questa, giocata molto tecnicamente, come dicevo prima, attenzione, c'è un calcio d'angolo, ma Pescara riesce a liberare, ma il Brescia è ancora in attacco,
Mi diverto un po' a fare il telecronista, come stai vedendo, la palla termina in fallo laterale, non sono bravo come i nostri inviati dallo stadio, ma insomma mentre parliamo cerco anche di tenervi aggiornati. Dicevo, in una partita come questa forse il centravanti tecnico come Ganz rispetto a uno più fisico come Pettinari sarebbe forse stato più adatto, ma insomma ti ripeto, io credo che Gran sia veramente un buon giocatore sotto vari punti di vista. Certo, forse è anche il cognome che lo aiuta, perché magari uno parlando di lui pensa al papà che era un grandissimo attaccante, era un attaccante non forte come Inzaghi ma molto simile per certi aspetti a Inzaghi, però insomma anche il figlio secondo me è un buon giocatore, soprattutto tecnicamente è un attaccante che giocando palla a terra può, secondo me, può essere utile e lo sarà sicuramente nel proseguo del campionato. Ok, credi insomma nella rimonta questo pomeriggio oppure no? Mi sembra impossibile. Io, come ti dicevo prima, mi sta piacendo più questo Pescara di oggi di diverse partite vinte, quindi poi vabbè, però è chiaro che quando una squadra poi come il Brescia è una squadra che ha sì elementi giovani ma ha nei ruoli chiave elementi molto esperti che sanno gestire i tempi della partita, mi riferisco a Caracciolo in attacco, a Gastaldello in difesa, e quindi chiaramente col passare dei minuti la cosa si fa sempre più difficile, però ripeto, sono fiducioso e spero veramente che riusciamo a portare in porto questa partita che, come diceva Paolo, aprirebbe poi a una seconda partita in casa e quindi aprirebbe degli scenari tutto sommato interessanti. Grazie Luigi, buona partita, buon secondo tempo. Grazie a te Andrea, grazie a tutti. Grazie a Luigi Mastrangelo. Intanto la sblocca il Bari, che era già in vantaggio di un uomo con l'Ascoli, espulso Gigliotti nel primo tempo. In questa ripresa botta dalla distanza di Galano con una leggera deviazione, la palla scavalca l'estremo difensore Lanni, dunque Bari in vantaggio sull'Ascoli. Peraltro Grosso aveva reso la squadra ancora più offensiva data la superiorità numerica, inserendo Brienza inizio di ripresa al posto di Busellato, e poi il solito Galano in prota sono i giocatori in più del Bari in questo inizio di stagione. La squadra barese dunque è in vantaggio 1-0. Confermati gli altri risultati, dunque con il Cesena sempre avanti sul Novara 1-0, Perugia tornato in vantaggio a Cremona 2-1, Palermo Entella 2-0, Pescara Brescia 0-1, Salernitana Empoli 2-1, Spezia Cittadella, l'unica gara senza gol 0-0, e poi Venezia Frosinone 1-1. Torniamo da Paolo Renzetti, due minuti Paolo. Sì, sono 13 minuti di gioco nel corso della ripresa, sempre 1-0 per il Brescia sul Pescara che attacca e va a guadagnare una rimessa laterale con Palazzi. C'era stata, e ve l'abbiamo raccontata in diretta, la doppia fiammata d'inizio ripresa con Mancuso che nel giro di un minuto ha prima mandato il pallone di un soffio al lato con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore, poi colpito la parte superiore della traversa di testa. Ora il Pescara che cerca di portarsi ancora in avanti, recupera un pallone importante, va a guadagnare l'ennesima rimessa laterale con Bovo che si è proiettato in avanti, ora lascia l'incombenza della battuta a Zampano, ancora Zampano controlla il pallone con i piedi, ancora il Pescara Scara con il Brescia tutto racchiuso a difesa della propria metà campo e spera che termina poi sul fondo, dunque ci sarà la rimessa in favore della formazione allenata da Pasquale Marino. Quando siamo giunti al 14° minuto nel corso di questa ripresa con il Brescia che continua a condurre per 1-0, ricordiamo il gol di Macina al 37° del primo tempo, ricordiamo anche l'unica ammonizione di questa gara che è quella del giocatore della formazione lombarda Edoardo Lancini, ricordiamo anche l'unica sostituzione nel primo tempo con Palazzi al posto di Koulibaly, ancora in avanti il Pescara, ancora un pallone che però termina sul fondo con la difesa del Brescia che bisogna dire ci siamo fatta per i primi due minuti della ripresa quando c'è stata quella doppia fiammata di Mancuso e poi nel primo tempo solo in occasione dell'occasione avuta da Mazzotta ha controllato bene gli attacchi della formazione adriatica, un 3-4-2-1 quello
adottato da Pasquale Marino, che sta fino a questo momento dando i frutti sperati al tecnico siciliano. Paolo, l'altro ho fatto un giochino, mi ero giocato le carte Gans Capone che sarebbero entrate nel corso della ripresa, poi ho preso Capone, non ho preso Gans. Cosa dici da questo punto di vista? Intanto si sta scaldando qualcun altro sul fronte Pescara? No, non ci sono giocatori del Pescara che stanno effettuando riscaldamento, ce ne sono ben quattro invece che si stanno scaldando a ridosso della panchina del Brescia per quanto riguarda le rondinelle. Per il Pescara invece tutti seduti a seguire al fianco del tecnico Zeman la partita che tocca il quindicesimo, dunque quarto d'ora nel corso della ripresa. Ancora Brescia in vantaggio per 1-0, linea che può tornare allo studio. Ok, intanto a Cesena botta e risposta, aveva pareggiato in Novara con Sciaggia, dopodiché è arrivato l'immediato nuovo vantaggio del Cesena con Scognamiglio di testa, il difensore col vizio del gol, l'ex Novara, e poi raddoppio del Bari con un autogol, non penso si possa dare il gol a Improta, sì, autogol di Mogos, dunque Bari 2 Ascoli 0, gara in discesa per l'11 di Fabio Grosso. Ecco la schermata della Serie B. Ti sorprende, Paolo, questo fatto che nel Pescara non si sta scaldando nessuno? Ma come? Allora, questa è una domanda che ci facciamo spesso, no? Perché chiaramente qui abbiamo una visione televisiva della partita, quindi chiediamo spesso a Paolo Renzetti: ma si sta scaldando qualcuno? Entra qualcuno? Perché in effetti noi ci aspettiamo qualcosa. Io personalmente mi aspetto sempre la stessa cosa, ma non perché lui sia il salvatore della patria, ma perché bisogna provare qualcosa di nuovo, e allora proviamolo questo Gans, perché se non è buono allora è un discorso diverso. Se invece si continua a dire che è un giocatore buono, che si impegna, è un giocatore che deve avere soltanto la chance di, diamogliela questa chance, ma diamogliela per tempo. L'abbiamo invocato a Empoli quando mancavano 20-25 minuti, e così almeno il ragazzo avrebbe potuto avere qualche chance di dimostrare qualcosa in una situazione difficile. Adesso la situazione non voglio dire che sia difficile come quella di Empoli, perché siamo sotto soltanto di un gol e perché abbiamo le chance, lo abbiamo dimostrato, per poter pareggiare. Ma facciamo qualcosa, cioè io sto vedendo, mentre ti parlo, sto vedendo davanti a me la lista delle formazioni. Noi abbiamo qualcosa in panchina che ci possiamo giocare. Il nome è quello, è Gans, però il nome è anche quello di Capone. Se vogliamo dare un po' di brio maggiore al centrocampo possiamo mettere anche Valzania. C'è anche Del Sole che potrebbe dare brillantezza su una delle due fasce. Attenzione, c'è il raddoppio del Brescia. Eccolo qua. C'è il raddoppio Eccolo del Brescia, qua. Caracciolo, che ha approfittato ancora Gran una gol. Volta di un erraccio, sì, della difesa del Pescara, si è portato tutto solo davanti a Fiorillo e senza grandi difficoltà ha messo il pallone in rete. Quando siamo giunti al 18° minuto della ripresa allo Stadio Adriatico c'è il raddoppio della formazione bresciana con Caracciolo. Pescara 0, Brescia 2, buio pesto per la formazione allenata da Zeman, che è sotto di due reti a meno di mezz'ora dal termine di questa partita, linea che può tornare allo studio. Mi rifai la domanda? Sulla panchina? Deve entrare immediatamente Gans, ma non perché sia il salvatore della patria, non voglio ripetermi, lo ripeterò tutto, ma perché sullo 0-2 adesso la situazione è difficile e drammatica, tra virgolette, in maniera sportiva, come è stato a Empoli. Adesso Gans deve entrare, cioè ci devi provare. E allora devi inserire anche un Capone, anche un Del Sole, devi inserire qualcuno che lì davanti provi a dare brillantezza. Premesso che Zeman neanche sotto tortura cambierà modulo. Mai. Quindi mai. 4-3 e 4-3-3, c'è poco da fare. Assolutamente se sì. Se metti dentro dei giocatori comunque ti devi adeguare, cioè se entra Gans o esce Pettinari oppure... Pettinari, oppure, certo. Ecco, oppure c'è la possibilità che esca un esterno e vada a pettinare a fare l'esterno e Gans il centravanti, difficile il contrario. Però se entra anche Capone è evidente che devi togliere anche, sì, uno dei due esterni, no? Quindi io dico che Gans lo devi inserire perché ci devi provare. Dopodiché, se invece
Adesso io vorrei continuare a fare il giornalista ancora per tanti anni e quindi non mi sostituirò al tecnico Zeman, perché è bravissimo, perché non è il mio mestiere e perché se poi vengo esonerato io come allenatore guadagno molto di meno, quindi mi ritroverei in mezzo a una strada e sarebbe un problema anche per me. Quindi continuo a fare il giornalista. Ma se oltre a Ganz vuoi cambiare qualcosa nella parte che in questo momento, oltre a, diciamo, alla difesa, è il vero equivoco del Pescara, cioè che è lì in mezzo al campo, sposta Brugman a fare il play e dai brillantezza diciamo, con un uomo di gamba come Valzania. Non sto dando le soluzioni perché, ripeto, non voglio sostituirmi all'allenatore, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, ma prova a fare qualcosa, pur mantenendo il 4-3-3, questo voglio dire. 3-0 per il Brescia, 3-0 per il Brescia, Ferrante mette il pallone in rete con, diciamo, eccessiva facilità, Pescara letteralmente in barca con il terzo gol della formazione lombarda. Pescara 0, Brescia 3, il gol di Ferrante, davvero un Brescia che definire cinico e dire poco, ma il Pescara è andato letteralmente in barca dopo aver sfiorato in due circostanze l'inizio di questo secondo tempo, il gol del pareggio. Dunque il tris firmato da Ferrante che diciamo con irrisoria facilità, lo dobbiamo dire, è riuscito a battere Fiorillo, incolpevole. Sì, ovviamente. È andato in dribbling su Perrotta e poi ha battuto Fiorillo, tutto con grande facilità. Pescara che ha concesso tanti spazi in questi minuti dallo 0-2 al gol dello 0-3 e questi spazi sono stati poi sfruttati in particolare da Ferrante. Io torno un attimo in studio, si va profilando ora un castigo non indifferente. E, sai, altre volte Pescara poco zemagnano, ma il risultato in molti casi ha comunque premiato la squadra. Ora, in una gara neanche così tutta da buttare, perché l'abbiamo detto, Pescara aveva fatto intravedere qualcosa di positivo, aveva avuto anche due occasioni importanti all'inizio di ripresa, però il Brescia ha avuto forse quel cinismo che ad altre squadre è mancato e ha sfruttato appieno le lacune difensive del Pescara. Beh, è esattamente così. Allora, una fase difensiva molto molto brutta, perché adesso abbiamo visto il gol del 3-0 in cui Perrotta si è fatto saltare con irrisoria facilità. Però questo è un gol preso di rimessa con una squadra sbilanciata. A me sorprende di più anche il primo e soprattutto il secondo gol. Anche il secondo gol. Con un pallone in verticale, con una difesa schierata ma fatta a fette da un pallone in verticale per Carrasco. Pallone in verticale che ha tagliato completamente la difesa. Poi c'è stata la prodezza di Caracciolo, bisogna dirlo, però comunque tutto questo nasce da una fase difensiva sbagliata nel primo e nel secondo gol. Nel terzo gol ci metterei, a parte l'errore nel farsi saltare così in maniera facile, irrisoria, di Perrotta, che evidentemente non voleva rischiare un altro rigore come quello di Empoli, ma c'è un attacco che, tranne qualche circostanza all'inizio del secondo tempo con Mancuso, fa fatica a essere pericoloso. Un centrocampo che non filtra, e adesso io non faccio l'allenatore, però ho invocato Valzania e adesso Valzania entra. Sì, al posto di Carraro, Brugman che sarà riportato in mezzo, ma ormai... No, concludo soltanto, per dire questo. L'attacco non punge se non in qualche occasione con Mancuso, che è il giocatore più pericoloso, e quindi deve entrare Ganz. Il centrocampo non filtra, perché nel secondo gol, nel terzo gol subito si è visto in maniera molto chiara, ma anche in altre occasioni, e quindi devi cambiare qualcosa, magari metti un uomo di gamba maggiore. Comunque lo schieramento di oggi, della partita di oggi del centrocampo, lo diciamo purtroppo a posteriori, però questo è il dato di fatto, perché noi commentiamo quello che vediamo, non certo, è che facciamo gli allenatori, completamente sbagliato. E la fase difensiva che non funziona. Il risultato è questo contro una squadra normale che ha sfruttato le occasioni, direi le uniche, su tre gol, forse avrà avuto 4-5 occasioni il Brescia, ha capitalizzato molto bene. Eh sì,
Brescia cinico, efficace contro un Pescara che invece è stato tutto, dura punizione, tutto l'opposto. Torniamo da Paolo Renzetti, io non so se tu stai già raccogliendo un po' l'umore lì in tribuna stampa, se percepisci anche quello che è l'umore dei tifosi dell'Adriatico Cornacchia, perché questo è un risultato che si va profilando molto pesante. Sì, intanto siamo al 25esimo, Andrea, 3-0 per il Brescia, ma umori, io posso dirti che gli umori dell'Adriatico ovviamente non sono sicuramente neutri, se così possiamo dire, anzi ho visto, perché ovviamente il settore è di fronte proprio a quello di tribuna, ho visto al terzo gol di Ferrante alcuni spettatori del settore distinti alzarsi e lasciare lo stadio, una decina di persone. Dunque questo ti fa capire evidentemente l'umore di una tifoseria che evidentemente oggi si aspettava il riscatto della squadra dopo la brutta, direi molto brutta prova di Empoli. Mancano 20 minuti al termine e qualcuno potrebbe tornare in mente la partita con il Frosinone, quando il Pescara era in vantaggio per 3-0 e finì per farsi raggiungere dalla formazione Ciociara, che poi segnò anche il quarto gol che fu annullato, quarto gol regolare. Beh, però il Frosinone aveva creato 5, 6, 7 palle gol prima di fare quella rimonta. Oggi il Pescara non ha creato così tanto, ha avuto la fiammata d'inizio ripresa e poco altro. È vero, ma infatti ci attacchiamo diciamo a quella che può essere la speranza di un miracolo calcistico, ma per quello che stiamo vedendo in campo è difficile in questo momento pensare ad un Pescara in grado di riaprire una partita che a 19 minuti dal termine sembra finita, con il Brescia in vantaggio per 3-0, Brescia tra l'altro in questo momento da qualche minuto anche padrone del campo. Siccome io credo che voi stiate per chiamare Riccardo Klingo a fianco a me, lo volevo passare dalla mia cuffia, perché proprio qui di fianco, e dunque io lascio la cuffia a Riccardo per commentare. Riccardo, un secondo tempo che aveva fatto sperare nei primi minuti con la doppia occasione di Mancuso nel pareggio, poi sono arrivati questi due gol del Brescia, direi con troppa facilità la formazione bresciana è passata dall'1-0 al 3-0. Sì, ciao Andrea. Riccardo, ma sei, guarda, proprio sotto un treno, ti sento col morale sotto i tacchi. Ma sì, perché è una squadra senza né testa né coda, cioè oggi è una delle coda, peggiori partite che ho visto. Oh. Esatto. Mi viene da fare una battuta per riportarti il sorriso. Coda in panchina. È una battuta, sì. Ti ringrazio, ma sono venuto qua dentro, io mi metto di solito dall'altra parte, sono qua con Paolo appunto per scambiare anche due chiacchiere con lui sulla partita, perché veramente non ce l'aspettavamo. C'è gente che quando ero prima sull'esterno urlava: iniziamo a pensare male, iniziamo a pensare male, perché effettivamente è una squadra che non ha dato segni di nessun tipo, cioè non trae in fase offensiva, in difesa fa delle cose inenarrabili, al centrocampo non fa filtro, sembra veramente che è una squadra che non abbia, sai quando tu assembli le squadre che non hanno mai fatto neanche un allenamento fra di loro, ecco, questa è l'impressione che ho avuto di questa squadra oggi. Tantissimi palloni persi a centrocampo, ma veramente di una... E dire, Riccardo, che oggi si era visto un Pescara con mai più iniziativa, sembrava ci fosse più voglia, più spinta, almeno ad inizio gara e almeno a inizio di ripresa. E poi però sì, i primi 5 minuti dei due inizi tempi, sono d'accordo con te. Infatti siamo andati nel secondo tempo, mi sono seduto e ho detto, dentro di me ho detto, sto vedendo qualcosina, invece no, proprio male male. Poi non c'è collegamento fra le parti, non c'è gioco. Oggi è una brutta partita, una brutta giornata. Tra l'altro nel primo di due turni casalinghi, il prossimo addirittura col Palermo, se vogliamo è una gara che dà grandi stimoli, quindi ci si aspetterà comunque una reazione importante del Pescara, ma è pur sempre il Palermo. Sì, è vero che noi magari contro le squadre un po' più blasonate magari riusciamo a sfoderare delle partite migliori, però devo dire che se affrontiamo il Palermo con lo stesso piglio che abbiamo affrontato questa gara, tolti i minuti iniziali dei due tempi, prendiamo una barcata di gol. Questo te lo dico, perché veramente
ma una squadra senza gioco, senza nulla. Oggi male. Senza gioco è quello che ripetiamo ormai da tempo, anche quando Pescara le partite le ha vinte. Questa identità che Zeman fa fatica a imprimere alla sua squadra, mettiamoci anche, ma anche questi sono discorsi che già abbiamo fatto, quindi non sono, tanto c'è il debutto di Elisalde, questi sono discorsi che facciamo a prescindere. C'è questa continua alternanza di uomini che genera meno certezze. Oggi il Brescia praticamente ha giocato con la stessa squadra che ha battuto il Bari, invece il Pescara continua a cambiare formazione, oggi metà squadra rivoluzionata da Zeman, e il risultato è quello che abbiamo visto. È vero, ma probabilmente tutte queste rivoluzioni non fanno bene né ai giocatori. Ma io ti ripeto quello che ho detto, secondo me 29 giocatori a rosa sono troppi, manda in confusione anche lo stesso Zeman, che probabilmente magari allenamento vede qualcosina meglio di un altro e determina secondo la sua testa di farlo giocare, poi però in campo non risponde alle aspettative, perché oggi devo dirti che la squadra è veramente, ti uso un termine, disarmante. Oggi però male, insomma, male. Vedere l'allenamento è sicuramente utile, sicuramente importante, dà delle indicazioni, però se costruisci delle certezze durante le partite, poi quelle certezze te le devi portare dietro. L'allenamento in alcuni casi ti può aiutare, in un ruolo dove c'è un ballottaggio, avere la possibilità di vedere i giocatori all'opera durante l'allenamento ti può aiutare nella scelta. Ma se hai una interaiatura consolidata non vai oltre quel singolo ballottaggio. Qui invece troviamo costantemente 3, 4, 5 giocatori cambiati da una partita all'altra, e probabilmente è anche troppo. Ma ripeto, io non voglio fare ragionamenti disfattisti dopo uno 0-3, sono quei ragionamenti che abbiamo fatto, basta vedere la registrazione della trasmissione, anche a inizio trasmissione, quindi prima della partita. Sì. Però se Zeman dopo 13 giornate non ha ancora in mano delle certezze, io mi preoccupo a questo punto, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Peraltro, scusami Riccardo, altra partita con panchina per 90 minuti per Ganz. Oggi, insomma, meglio far debuttare Elisalde, secondo Zeman, piuttosto che cercare di accendere la scintilla di un Ganz che anche se fa una giocata, trova un gol nella bandiera, magari infatti, si mette in ritmo in questa stagione. Niente, Ganz anche oggi anche in panchina. Certo, e secondo me se la ride pure, ti dico la verità, perché probabilmente c'è qualcosa. Però che a questo punto, Riccardo, Zeman è come se prendesse per scontato che Ganz, cioè sta dicendo alla società, a me Ganz non serve, potete anche cederlo a gennaio, ma non vorrei anche che prestarlo, la società, perché non, è, non si spiega come un giocatore così che è stato preso con notevoli sacrifici economici, anche quando la squadra perde, allora la squadra vince e squadra che vince non si tocca, perde e non viene messo in campo, quindi evidentemente Ganz non serve a Zeman, questo mi sembra il consuntivo. Può essere che Ganz non serva a Zeman, può anche essere che Zeman non serva più al Pescara, mettici anche questo in conto. Beh, io non volevo essere così drastico, faccio ragionamenti con Zeman, che è l'allenatore del Pescara e sarà l'allenatore del Pescara. Esatto. Però se considerate determinate scelte... Squadra, sì. Ma perdonami Andrea, se Zeman ha tutte queste incertezze e dice alla società, su quello che tu mi dici, probabilmente fa capire che Ganz non gli interessa, secondo me se continua così con questi risultati e con questo tipo di gioco e di formazione, può anche essere che la società dica Zeman non mi servi tu. Perché io lo Zeman, perdonami e non voglio aprire una polemica, ma lo Zeman che ho visto l'anno scorso e lo Zeman che ho visto fino a oggi non è lo Zeman che io conosco, non c'è niente. Senti, ho visto un messaggio che mi viene da ridere, Riccardo, perché alcuni scrivono non se ne può più con Zeman, richiamiamo Oddo che è stato accostato a tante squadre di B e di A, cioè appena c'è un allenatore pericolante Oddo viene accostato a quella panchina, non è che si riprende quella del Pescara, è una battuta chiaramente. No, ma certamente che forse le battute nelle giornate come oggi servono un po' per sdrammatizzare, perché veramente qua stiamo vivendo un dramma. Però quello che ti voglio dire è che può anche essere che
Io ti dico, da quello che ho visto di Zeman dall'anno scorso e l'inizio di quest'anno, non è il Zeman che io conosco, assolutamente. Perché? Abbiamo perché, visto Riccardo? Forse, perché è da chiedere se sono i giocatori o se è lui. Cioè, questo tu cos'è che non riconosci di Zeman? Nulla, tranne il fatto che è un permaloso, e lo è sempre stato. Quest'anno del suo gioco io vedo veramente, ma veramente poco. Forse ho visto 2 mezzi tempi in 13 partite. Okay. 2 mezzi tempi in 13 partite del suo gioco. Beh, e diciamo che, diciamo che il Pescara spumeggiante, anche se ha rischiato, ma è insito in tutto il pacchetto Zeman, della prima giornata contro il Foggia e in parte di quel Pescara Frosinone, lì si è visto il calcio zemaniano, esatto, con tutti i limiti ma anche i pregi che questo può comportare. Per il sono resto pienamente d'accordo. Si è visto una squadra che anche quando ha fatto il risultato l'ha fatto non esprimendosi come l'allenatore vuole e come lo stesso allenatore ha detto. Sì, però quello che voglio dire, lo dicevamo per Oddo, è stato detto prima per Marino e lo diciamo adesso anche per Zeman, sembra quasi che qua si abbia paura sempre di dire che l'allenatore non va bene. Diciamolo, se questo è Zeman, io lo dico, Zeman non va bene. Non ho paura a dirlo, non ho nessun problema. Senti, io non so se Paolo Sinibaldi vuole intervenire, perché qui c'è anche Paolo. Paolo. No, Paolo. Cioè, no, beh, Riccardo, sì, sono abbastanza d'accordo con te, cioè nel senso che non abbiamo né la bacchetta magica né abbiamo la sfera di cristallo, no? Quindi qualcosa non va sicuramente in questa squadra e non lo diciamo adesso soltanto perché stiamo perdendo 3-0, perché abbiamo perso 3-1 contro l'Empoli. Non andava neanche quando vinceva, perché è una squadra che insomma ha dato sempre l'impressione, o spesso l'impressione, di non avere un'anima, probabilmente di non avere neanche un indirizzo proprio tecnico-tattico. Non sappiamo se la causa sia l'allenatore, se siano i giocatori, se sia l'allestimento dell'organo. Ma di sicuro qualcosa va fatto, perché è una squadra che ormai sono trascorsi 11 turni, no? Se non sbaglio. Appunto, allora è una situazione che già è difficile, anche se adesso il Pescara, abbiamo visto l'occasione, avrebbe potuto fare il gol in questo momento, ma non sarebbe cambiata la nostra valutazione. Sono abbastanza d'accordo con Riccardo Klinko. Riccardo. Andrea, non lo so, devo ragionare, perché sai, poi a caldo sono anche un po' arrabbiato, quindi sai, noi dobbiamo imparare anche a ponderare bene i commenti che facciamo. Io sono un po' arrabbiato perché vedo una squadra inesistente, vedo dei giocatori in campo inesistenti, vedo dei cambi al trentesimo del primo tempo, ti dico, rovinando anche comunque i giocatori, perché se tu al trentesimo tempo cambi un giocatore che anche sta facendo male, sicuramente tu sai questo mondo com'è, è una cosa molto particolare, è ben difficile che venga tolto un giocatore al trentesimo, anzi forse prima del primo tempo. 39esimo. Comunque al 39esimo, si poteva aspettare comunque, vedi, anche questo. Anche quello voleva aspettare... essere un messaggio... Io ho detto, capito, subliminale, ma... Paolo Sinibaldi ha detto no, questo è molto poco subliminale, molto subliminale, molto diretto. Sì, ma non si va avanti così, non si fa avanti così. Nel mondo di calcio si vince, e noi lo sappiamo, quando si è tutti uniti, allenatore, squadra. Allora, scusami, curva, Riccardo, tifosi, c'è un messaggio che è rivolto a te: giocatori men che mediocri, giovani scarsi, anziani arrivati al capolinea. Klinko, questo devi dire, anziché prendertela con Zeman. Questa squadra con qualsiasi allenatore avrebbe fatto ben poco. Però insomma, neanche possiamo essere la classifica non è una classifica da buttare. È chiaro che era migliore di al simpatico telespettatore che grazie a Dio all'età che ho dico quello che penso e non quello che vuole lui. Se vuole dire qualcosa lui, lo mettiamo in trasmissione e ci racconta lui un po' cos'è il mondo del calcio. Io quello che dico ha detto la sua, Riccardo. Esatto, ha detto la sua e ti ha consigliato Ma non può dire. Certo. Esatto, ma non può consigliarmi a me di dire quello che pensa lui. Io dico quello che dico io, lui dice quello che vuole lui. Però al di là di questo che scherziamo, chiaramente. Quello che voglio dire è che per me questi giocatori non sono così scarsi, per me c'è qualcosa che non va, e
ti garantisco, è come l'anno scorso quando Tristante non gioca e poi alla fine abbiamo visto che giocatore è Tristante, cioè sempre dare contro ai giocatori, non lo so, io così scarsi non li vedo. Questi giocatori arrivano da Inter, da Juventus, da squadre, questi ragazzi, non credo che sia alla fine tutti i giocatori. Io credo che uno dei problemi sia l'organico molto ampio che mette un po' in confusione l'allenatore. Questo è quello che io penso. Certo, certo. Va bene Riccardo, io ti ringrazio, sei stato piuttosto esaustivo e poi magari torneremo a disquisire anche nei prossimi appuntamenti con TV6. Ti lascio istanti un po' agonizzanti, grazie. Sempre sportivamente parlando, perché quando parliamo di agonia o parliamo di dramma, sempre confinato al mondo sportivo, ci mancherebbe altro, le agonie e i drammi sono ben altri nella vita. Intanto diamo spazio ora alla schermata dei risultati, perché ci sono degli aggiornamenti. Allora, il terzo gol del Bari con Floro Flores, gara chiusa al San Nicola, Bari 3 Ascoli 0, Ascoli sempre in 10 per l'espulsione di Gigliotti nel primo tempo. Cesena Novara 2-2, nuovo pareggio del Novara con Macheda. Il Perugia è di nuovo avanti per la terza volta allo Zini, ancora in gol Di Carmine, aveva pareggiato Paulinho per la Cremonese, poco dopo Di Carmine al culmine di un'azione di ripartenza della squadra di Breda. Palermo Entella 2-0, ma la Virtus Entella in 10 uomini, espulso Pellitzer per somma di ammonizioni. Pescara Brescia 0-3, sempre vantaggio della Salernitana sull'Empoli 2-1, e poi 0-0 tra Spezia e Cittadella, 1-1 tra Venezia e Frosinone. Diciamo che per come si sono messe le cose, al di là della vittoria del Palermo, al Pescara, se vogliamo vedere gli altri risultati in ottica alta classifica, al Pescara va benino così. Se proprio vogliamo trovare un modo per consolarci da un pomeriggio che altrimenti è nerissimo. Intanto pareggio di nuovo della Cremonese, 3-3 allo Zini. Ecco, Breda è non è un allenatore che prende tanti gol con le sue squadre. Allora, non ci ascolta, però a questo punto quasi devo chiedere scusa a Breda, perché avevo detto che era un allenatore difensivista, un allenatore che si propone la prima panchina, in questo caso col Perugia, addirittura tre volte in vantaggio, fa delle cose di questo tipo. Allora, ma io spenderei anche una parola per la Cremonese, no? Che è una squadra, tutti quanti lo dicono, che ha una società importante e che probabilmente mira molto in alto. Non ha una squadra eccezionale, ma ha una squadra di una tigna, di una voglia, di una concretezza che fa paura da questo punto di vista. Quindi complimenti alla Cremonese, complimenti anche a Breda per questo esordio spumeggiante. Secondo me, io continuo a leggere intanto un po' di messaggi, no, che arrivano, sì. sono tanti oggi. Quella di oggi, al di là dei primi 20 minuti che potevano far pensare a un altro Pescara e al di là dei primi 2 minuti della ripresa, quindi 22 minuti di gioco su 95 che dura una partita mediamente, è la peggior partita del Pescara, perché al di là del risultato e di quei 22 minuti complessivi in cui il Pescara ha convinto, credo che oggi si siano palesati anche tanti errori proprio di formazione. Credo che una rivisitazione di tutto quello che è stato detto anche nelle settimane precedenti vada fatta un'analisi piuttosto attenta, perché troppi errori anche di formazione oltre che tecnici dei giocatori. Eh sì. Insomma, ripeto, scusami, e lo diciamo sempre a posteriori, quindi non è che siamo i profeti in patria, perché qualcuno potrebbe giustamente dire: ma se voi sapete tutte queste cose fatela voi la formazione. Assolutamente, noi purtroppo siamo molto più piccoli e quindi commentiamo semplicemente quello che vediamo. Io non ho controllato questo dato, ci dice il tifoso da casa, Breda l'esordio ha sempre vinto. Il pareggio è arrivato su calcio di rigore di Paulinho, trasformato da Paulinho, c'è stato un fallo in area, fallo di mano piuttosto ingenuo di un giocatore del Perugia, e il rigore è stato trasformato da Paulinho, doppietta per l'ex livornese. Dunque questo è l'ultimo aggiornamento, non ci sono altre novità salienti da segnalare, quindi ho detto in precedenza e confermo che se proprio ci si vuole consolare, ecco, il fatto che al momento la Cremonese non stia battendo il Perugia, che l'Empoli
non stia vincendo con la Salernitana, quindi insomma non scappa via. Pareggi tra Spezia e Cittadella, in particolare tra Venezia e Frosinone, sono due squadre che sono avanti al Pescara, con un pareggio neanche loro scappano. Volendo vedere la parte alta della classifica, ci si può semiconsolare così. Resta un pomeriggio nero, perché prendere 3 gol in casa a 0 da una squadra discreta, ma non certo in un momento eccezionale come il Brescia, certo non è un pomeriggio da ricordare, anzi un pomeriggio assolutamente nero. Rivolgiamo Galeone, qui addirittura ci scrivono. Io direi che possiamo tornare a Pescara, ma soltanto per certificare il risultato. Allora ci appoggiamo a Paolo Renzetti, perché è in corso l'ultimo minuto, poi ci sarà un recupero, ma la sostanza resterà quella. Zeman comunque è ricordato per le formazioni imparate a memoria, se cambia così spesso fatela voi la disamina, e in effetti, caro amico da casa, la stiamo facendo e stiamo anche piuttosto calcando l'attenzione su questo aspetto, cioè sulla mancanza di una reale identità, e tra le conseguenze di questo anche il fatto che manca un 11 base da ricordare, perché almeno 4-5 elementi vengono spesso cambiati. Il Pescara è indietro nell'assimilazione degli schemi di Zeman, perché il mister cambia spesso e molto le formazioni in campo. Zeman vi direbbe, magari il contrario vi direbbe, il fatto che lui cambia spesso. Di sicuro c'è qualche problema, poi se dipende da una cosa o dall'altra sono tutte. Ma lui l'ha detto qualche settimana fa: noi siamo più indietro rispetto a quello che mi aspettavo nell'assimilazione di quello che è il mio calcio. E quindi finché la squadra fa risultato, certe cose restano sotto il tappeto e non vengono enfatizzate. Comunque si va avanti, la critica c'è, ma una critica un po' più morigerata. Quando poi non arrivano più neanche i risultati, è chiaro che queste critiche e quelle cose che venivano anche in precedenza evidenziate, lo si fa con maggior peso, con maggior enfasi. È un po' la legge del calcio. Paolo. È finita, Andrea, è finita lo stadio Adriatico, fischi direi giustificati per il Pescara, anzi tifosi che non hanno neanche la forza di fischiare oltremodo per questa sconfitta pesante nel punteggio, sicuramente punteggio che condanna eccessivamente il Pescara, con il Brescia che in pratica è riuscito a sfruttare quasi tutte le occasioni create, ma per la squadra di Zeman è sicuramente quella di oggi è stata un'altra giornata da dimenticare, un altro pomeriggio grigio arrivato dopo la brutta prova di Empoli. Ci si attendeva il riscatto dopo il 3-1 subito al Castellani, e invece è arrivata un'altra battuta d'arresto, la quarta sconfitta stagionale per il Pescara, la seconda dinanzi al pubblico amico, alla vigilia dell'anticipo di venerdì prossimo allo stadio Adriatico, sempre alle 20:30, con il Palermo che sulla carta è formazione dotata davvero di nomi importanti. Squadra quella del Pescara che si avvicina verso il settore di curva a ringraziare i tifosi, ma tifosi della curva che ovviamente sono tutt'altro che soddisfatti per questa brutta prova della formazione adriatica. Fanno festa invece 150 supporters del Brescia giunti dalla Lombardia. Pescara, i giocatori bianchi. Paolo, confermi che erano stati dati 3 minuti di recupero, ma a Batista poi 2 ne ha abbonati? Esattamente, 3 minuti di recupero, gara che si è chiusa invece al 46esimo del secondo tempo, e direi che la decisione del signor Battista Di Molfetta, che ha arbitrato in modo egregio una partita comunque tutt'altro che difficile, è stata sicuramente una decisione di buon senso per evitare alla Pescara ulteriori 2 minuti di supplizio sportivo sul risultato di 0-3. Dunque il finale dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia: Pescara 0 Brescia 3. Ricordo solo le reti per la formazione ospite: al 37esimo del primo tempo Macin, nella ripresa al 17esimo Caracciolo e al 20esimo Ferrante. È tutto per il momento dalla tribuna stampa dello stadio Adriatico. Ci sentiremo tra poco, Andrea, nella Mix Zone per commentare questa amara partita per la formazione adriatica. Voi la linea. Grazie, tra poco, prima di congedarlo, andiamo da Paolo per un ulteriore consuntivo. Prima però andiamo a vedere la schermata dei risultati. Occhio però che solo 3 gare sono terminate, quella di Pescara,
quella di Palermo e quella di Bari. Le altre gare si stanno giocando, sono peraltro tutte quelle ancora un po' più in bilico, però andiamo a vedere questi risultati, chiaramente vi aggiorniamo se ci sono dei cambiamenti. Bari-Ascoli 3-0, l'Ascoli resta in 10 nel primo tempo per l'espulsione di Gigliotti e nella ripresa il Bari si scatena e vince con Galano, un autogol di Mogos e Floro Flores. Cesena-Novara 2-2, alla fine del primo tempo giallo, nella ripresa pareggia Shaija per il Novara, immediato nuovo vantaggio del Cesena con Scognamiglio, poi il pari per ora definitivo di Macheda. Poi Cremonese-Perugia 3-3, Perugia tre volte avanti con Dossena, Di Carmine e ancora Di Carmine. Tre volte la Cremonese rimonta, l'1-1 con l'autogol di Zanon, il 2-2 con Paoligno, il 3-3 ancora con Paoligno ma su rigore. Palermo-Entella 2-0, in gol sempre Nestoroschi, primo gol su rigore, il secondo su punizione, un gol per tempo, Entella che chiude in 10 per l'espulsione, per doppio giallo, del difensore centrale Pellitzer. Pescara-Brescia 0-3. Le reti di Macin nel primo tempo, nella ripresa raddoppia Caracciolo, triplica Ferrante, a segno tutto il tridente di Marino. Salernitana-Empoli e finale 2-1, tutto nel primo tempo nel giro di 4 minuti, punizione capolavoro di Pasqual per l'Empoli, poi la ribalta Bocalon con una doppietta. Spezia-Cittadella 0-0 e finale anche questo, così come finale Venezia-Frosinone 1-1, botta e risposta dopo il quarto d'ora, Bentivoglio, Matteo Ciofani. Si sta giocando ora a Cesena e a Cremona, 2-2 e 3-3 i risultati al momento. Possiamo vedere la classifica, a Cremona siamo un minuto oltre i 4 di recupero, è finita a Cremona 3-3, finale anche a Cesena. Dunque i risultati che abbiamo visto sono definitivi, definitiva anche questa classifica al netto dei tre posticipi. Palermo in testa, c'è il sorpasso, 21 punti, a quota 20 le due seconde, Empoli e Frosinone, Frosinone che dunque con il punto di oggi aggancia l'Empoli. 19 punti per Salernitana e Bari, 18 per Cremonese e Venezia, 17 per Parma, Cittadella e Novara, 16 per Avellino, Pescara e Brescia, 15 per il Carpi, 14 per Perugia e Spezia, 13 per Entella ed Ascoli, 12 per il Cesena, 11 per Ternana e Foggia, 10 per la Pro Vercelli, Pescara che dunque finisce nella parte di destra della classifica, agganciato anche dal Brescia. Occhio perché ci sono altre tre partite da giocare che potrebbero ulteriormente far scendere il Pescara, soprattutto se ad esempio dovesse vincere il Carpi a Terni lunedì sera. Questa è la classifica, una classifica che non sorride certo al Pescara, anche se le distanze restano sempre piuttosto strette. Paolo. Sì, è una classifica che ancora dà un suo quadro preciso, è una classifica che vede il Pescara, per quello che può contare, nella colonna di destra, anche se alta, e quindi questo fa capire come le ultime due sconfitte consecutive del Pescara qualche danno lo abbiano provocato anche in classifica, ma è troppo presto per dare questo tipo di sentenza. La sentenza invece arriva dal gioco, che continua a latitare sotto tanti punti di vista, in attacco, a centrocampo e in difesa. È una squadra che a mio avviso, per quello che ho potuto constatare nelle ultime settimane e soprattutto nelle ultime due partite, ha grandissimi problemi soprattutto a centrocampo, perché è lì che il cuore, la parte nevralgica della squadra, che Zeman non riesce proprio a sistemare, continui cambiamenti anche in altri reparti, ma a centrocampo, in quel ruolo di play dove si alternano giocatori più o meno esperti, più o meno in grado di reggere quella responsabilità, non so, mi viene in mente Canutè, mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Carraro, mi viene in mente Proietti, non si riesce a trovare la soluzione. È un centrocampo che non propone, è un centrocampo che non filtra, come è stato dimostrato ampiamente oggi, un po' in tutti i gol, in cui sicuramente poi c'è lo specchietto della difesa che fa errori clamorosi,
ma il centrocampo non fa filtro ed è un colabrodo un po' da tutte quante le parti. Propone poco davanti, un paio di palle importanti le ha avute Mancuso e non è riuscito a sfruttarle. Mancuso si dimostra l'attaccante più pericoloso del Pescara, ma oggi gli è mancata quella piccola misura che all'inizio della ripresa avrebbe potuto riportare il Pescara in parità e poi chissà. Complessivamente è la partita che a livello personale, se posso dare questo giudizio, maggiormente mi ha deluso dall'inizio della stagione. Persino la sconfitta con l'Empoli mi è sembrata migliore come prestazione da parte del Pescara. Il tutto arriva a pochi giorni dalla seconda partita interna consecutiva contro la squadra che attualmente riveste il ruolo di leader del campionato. Fase non decisiva, ma fase molto delicata del campionato per la squadra, ma anche per Zeman. Paolo, ti ringrazio. Grazie a voi, io vi lascio ovviamente al post partita e ci vediamo alla prossima. Grazie per l'ospitalità. Grazie a Paolo Sinibaldi, diamo la linea alla pubblicità, tra poco le interviste della Mix Zone e le parole più che mai da ascoltare dopo questa debacle di Zeman in conferenza stampa, oltre che di Marino. A tra poco. Eccoci di nuovo rientrati con questa terza e ultima parte di diretta stadio, in attesa, che venga perfezionato il collegamento con Paolo Renzetti. Io direi di andare a rivedere i risultati finali e anche la classifica dopo le gare di questo pomeriggio. Questi i risultati della 12ª giornata: Bari-Ascoli 3-0, Cesena-Novara 2-2, Cremonese-Perugia 3-3, Palermo-Entella 2-0, Pescara-Brescia 0-3, Salernitana-Empoli 2-1, Spezia-Cittadella 0-0, Venezia-Frosinone 1-1. Domani i posticipi Parma-Avellino e Provercelli-Foggia, lunedì sera Ternana-Carpi. Per una classifica che vede il sorpasso in vetta del Palermo ai danni dell'Empoli: Palermo 21 punti, Empoli e Frosinone 20, Bari e Salernitana 19, Cremonese e Venezia 18, Parma, Cittadella e Novara 17, Avellino, Pescara e Brescia 16, Carpi 15, Perugia e Spezia 14, Entella e Ascoli 13, Cesena 12, Ternana e Foggia 11, Provercelli 10 punti. Questo è accaduto dunque nel pomeriggio, una giornataccia, un pessimo pomeriggio per il Pescara. Io torno allo Stadio Atletico Cornacchia da Paolo Renzetti per un ulteriore commento, stavolta in collegamento audio-video. Chiedo anche ai nostri tecnici di poter centrare l'inquadratura, visto che Paolo si trova leggermente fuori campo. Aspettiamo chiaramente i primi ospiti al microfono di Paolo e tra poco aspettiamo anche di ascoltare le parole dei due allenatori, l'ex Marino ma soprattutto Zeman, che vogliamo sentire dopo questa pesante sconfitta. Paolo. Sì Andrea, eccoci qui dunque nel dopogara in Mix Zone per commentare questo 3-0 per il Brescia allo Stadio Adriatico, una battuta d'arresto pesante soprattutto nel punteggio, nel risultato ma anche diciamo nella sostanza, perché il Pescara ha giocato non bene questa gara e questo lo possiamo dire, crediamo, senza tema di smentita. Ha avuto qualche fiammata ma diciamo che in generale la prova è stata piuttosto deludente. Benino la squadra nei primi 15 minuti, poi ad inizio di ripresa due occasioni clamorose per Mancuso e poi poco o nulla per il Pescara, che è crollato sotto i colpi del Brescia dopo il gol realizzato da Macin al 37esimo del primo tempo. La formazione bresciana nella ripresa, nel giro di 3 minuti, ha messo al sicuro il punteggio segnando il 2-0 e dopo 3 minuti la
rete del 3-0 che ha chiuso la partita. Io sono con Riccardo Clinco, che abbiamo avete sentito lungamente in questo pomeriggio, tutt'altro che è positivo per il Pescara. Allora Riccardo, partita finita, possiamo analizzare un po' più a freddo questo risultato, al di là del fatto che è un 3-0 sicuramente pesante per il Pescara, perché il Brescia ha tirato 4 volte in porta segnando 3 reti, ma dando comunque dimostrazione di grande concretezza, approfittando evidentemente degli errori e dei limiti che questa squadra ha. Al di là di questo, però, benino, dicevo, bene i primi 15 minuti di gara con quella grossa occasione per Mazzotta. Nella ripresa le due occasioni capitate sui piedi e sulla testa di Mancuso, poi quasi più nulla. Al di là della partita che abbiamo già detto ampiamente prima, io quello che vorrei dire è che c'è qualcosa che non va. Ma cosa? Guarda, se avessi la bacchetta magica lo direi, non lo so, però la squadra non gioca come vuole Zeman, troppe banalità a centrocampo, male davanti, male dietro, si contrasta poco, si perdono palloni facili. È una squadra che, onestamente, dico quello che penso, non mi sembra la squadra in mano all'allenatore. Probabilmente i 29 giocatori sono troppi, probabilmente c'è qualche cosa che non va bene. Anche il fatto che su una partita del genere non fai entrare Ganz, comunque è l'attaccante che tu hai preso e che è la tua punta di diamanti di mercato, perdi in casa e non metti una punta in più. Cioè qualcosa c'è. Adesso io non se lo sapessi lo direi, non so, però qualche cosa di profondo c'è, non di banale, qualcosa di profondo c'è, che non so se è la squadra che non segue l'allenatore, se ci sono dei mugugni, se l'allenatore che probabilmente, e lo sappiamo, è un po' permaloso, magari su certe cose si comporta, non lo so, vado per ipotesi. Quello che vedo è che non giochiamo, non abbiamo mai giocato, tranne forse, prima facevo un pensiero, due mezzi tempi abbiamo visto il gioco di Zeman, poi per le restanti partite non c'è il gioco di Zeman, non giochiamo bene, ci sono problemi, ma poi soprattutto la squadra, mi sembra, uso un termine, svogliata, entra in campo con il piglio giusto i primi 10 minuti e poi piano piano la squadra si svanisce. Sì, allora Riccardo, scusami, perché credo che stia arrivando Bovo in postazione, dunque possiamo andare a scortare il difensore del Pescara, poi ci risentiremo. Prego. Pescara Bovo per andare a commentare questa partita, risultato negativo, eppure i primi 15 minuti non erano così male, poi cosa è successo? Ma è difficile parlare, nel senso che siamo partiti bene, potevamo far gol, sbloccarla, non siamo riusciti e, come spesso ci capita, la prima... neanche occasione, alla prima mezza subiamo gol e poi abbiamo avuto all'inizio una reazione e poi dopo non siamo riusciti più a sfondare, tanto possesso palla, ma fondamentalmente abbiamo rischiato in 2-3 ripartenze e niente, partita negativa. Questa squadra continua a subire gol in pratica da qualche partita, dopo che nelle precedenti gare invece la difesa aveva dimostrato una buona tenuta, ma soprattutto il dato oggettivo è che questa squadra soprattutto fatica a segnare nelle ultime gare. Ma come si dice sempre, ed è la verità, non è mai la difesa e non è mai l'attacco. Evidentemente in quelle partite abbiamo lavorato meglio e oggi non l'abbiamo fatto. Sicuramente c'è rammarico perché volevamo vincere. Ci credevamo e purtroppo abbiamo perso una partita strana, particolare, perché poi abbiamo preso gol su ripartenze quando poi la palla l'avevamo sempre noi, anche se poi pericolosi siamo stati poco. Ti faccio una domanda cercando di approfittare della tua esperienza e della tua sincerità, Bovo. È un luogo comune che questo Pescara è poco zemaniano, la squadra è con l'allenatore, è con Zeman che riesce a seguire le idee dell'allenatore, sincero? Ma è certo che la squadra è con l'allenatore, mi viene difficile pensare anche il contrario, anche volendo, visto magari il vostro pensiero, vorrei sapere chi e come potrebbe farlo, nel senso siamo una squadra giovane e siamo con l'allenatore, sicuramente ci stiamo mettendo del tempo e c'è da lavorare, oggi la partita dice questo e comunque anche se fosse andata diversamente c'è da lavorare
testa bassa, adesso è il momento di non parlare meno possibile e cercare di, con i fatti, di ribaltare già da venerdì la partita negativa di oggi. Può aver influito anche su questo risultato un po' di mancanza di serenità, anche quello accaduto ad Empoli a Pigliacelli, giocatore fuori rosa? Non c'entra nulla, nel senso, noi questa sono cose che piacciono a voi, non, assolutamente no. Venivamo da una vittoria in casa, da due vittorie, abbiamo perso a Empoli una partita complicata e basta. Non c'era né nervosismo né nulla. Volevamo vincerle, abbiamo provato inizialmente, poi ci siamo un po' smarriti. Con il Palermo nell'anticipo, snodo importante della stagione, sei d'accordo? Ma tutte le partite sono importanti, visto che la classifica è così corta, anche se poi siamo ancora agli inizi e c'è un campionato lunghissimo, quindi nulla è perduto. Sicuramente non ci dobbiamo far travolgere negativamente da questa partita e dobbiamo cercare di invertire la rotta già da venerdì. È eccessivo parlare in questo momento di un Pescara un po' in crisi di identità, squadra che non riesce a seguire tatticamente il suo allenatore? Domenica scorsa, sabato scorso con l'Avellino era una grande squadra che vinceva, che non aveva sempre attaccato, quindi è tutto troppo in base ai risultati. Sicuramente non abbiamo fatto bene, altre partite abbiamo fatto bene. Ripeto, siamo una squadra che comunque deve lavorare ancora tanti margini di miglioramento, tanti difetti da limare, però mi viene da ridere quando si parla di una partita fatta bene per la squadra zemaniana, una partita persa, una squadra non zemaniana, è assurdo. Quindi Paolo, puoi dire a Bovo che il Pescara quest'anno non è stato mai zemaniano. Già da domani con la testa a venerdì, perché è una partita in casa e dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo, che ultimamente ci viene difficile. Comunque è arrivato Zeman, noi rientriamo, andiamo subito ad ascoltare il Boemo. Aiuti un po' a conoscere. Perché diciamo di questa sconfitta, la squadra tendenzialmente il primo tempo anche iniziando bene, poi c'è stato questo crollo del gol del Brescia, che è successo? Vabbè, non è difficile, direi che a parte che abbiamo giocato sempre noi, ma non giochiamo con necessaria aggressività verso la porta dell'avversario. A parte si prendono gol, si prendono gol, perché facciamo errori sul primo gol, sul secondo e sul terzo. Noi giocando solo possesso e girando la palla è normale che troviamo le squadre schierate dietro e non riusciamo ad andare contro pieno, anche se magari qualche occasione abbiamo sfruttato, allora hanno avuto tre palle, non è stato il primo, magari abbiamo fatto penso 5-6 e non l'abbiamo fatto. E questo fatto di avere, diciamo, una cosa strana per le due squadre, non avere per esempio a centrocampo individuato sempre gli stessi uomini che giocano sempre gli stessi e quindi in qualche modo sono in grado di condizionare la squadra, può essere uno degli elementi che porta la squadra a non attaccare, a cercare con più frequenza la porta avversaria? E più in generale, a parte il centrocampo, il fatto che lei non abbia individuato 13-14 uomini sui quali puntare, che è un po' la sua caratteristica, può essere anche questo uno degli elementi che, diciamo, fanno in modo che la squadra non la soddisfi fino ad oggi? Vabbè, io li ho individuati, poi purtroppo non mi hanno reso quello che mi aspettavo e quindi cambio. Io ripeto, noi senza ritmo e senza voglia di arrivare a entrare di rigore, facciamo troppo possesso, il 60% è troppo, invece ha giocato poco, niente, ha fatto tre palle, anche se di nuovo sui errori nostri, e ci ha punito. Grazie. Bisogna imparare. Mister, buonasera. Io volevo fare questa domanda, sulle scelte iniziali, Carraro titolare, il cambio di Koulibaly a 3 minuti dalla fine del primo tempo, e col senno di poi qualche scelta lei probabilmente non l'avrebbe fatta rispetto a quello che si è visto in campo. Volevo fare un'altra domanda, a mio giudizio la squadra sembrava assente, nel senso non ho visto nemmeno la squadra di Zeman, ma non soltanto quello che si vede in campo, anche a livello comunicativo, una squadra vuota, una squadra quasi anarchica in campo, svuotata e poi insomma il risultato è stato questo. Grazie.
di nuovo discorso di squadra volta, io continuo a dire che la squadra ha giocato contrario di quello, perché si gioca per far gol e noi abbiamo giocato per possesso, per girarsi, per andare sulle linee di calcio d'angolo. Così non si arriva, bisogna essere più veloci, più verticali, a me mi mancava verticalità, uscita della palla da dietro veloce, ma senza anche lì penso che il secondo gol abbiamo preso perché in uscita facile abbiamo fatto giocare per Otà un rinvio che poi abbiamo pagato. E sui cambi, su Koulibaly, su Cadrado? Su cambi, Koulibaly non ha giocato per tanto tempo perché ha problemi al ginocchio, si è risolto il problema al ginocchio e sono entrati altri problemi, nel senso che ha sbagliato troppo e poi è facile. E poi ci hanno creato problemi, ripeto. Bisogna giocare più verticale, più veloce. E sul terzo gol del Brescia, insomma, mi è sembrato di vedere Carraro rientrare un po' al piccolo trotto, no? Cioè, pochi minuti dopo e pochi secondi dopo l'aveva sostituito. Ecco, i due episodi sono collegati, cioè lo ha sostituito perché gli ha dato fastidio, ecco, con l'atteggiamento sul terzo gol del Brescia. Perché una squadra che è sotto deve cercare di recuperare, a parte che per il suo gol di Brescia è Perota che si è fatto puntare, cioè, insomma, come c'è esperienza la partita prima che entrando ha fatto rigore, mo praticamente l'attaccante l'ha portato in porta. Sono peccati di gioventù, peccati di inesperienza. Queste scuse, l'ultima domanda, rispetto all'abitudine delle sue squadre, i tre attaccanti che schiera adesso forse sono troppo poco aggressivi, troppo poco alla ricerca della profondità? Ma io penso che loro ci vanno, poi non li vediamo, anche lì all'inizio del primo tempo penso che in un minuto Mancuso ha avuto due palle gol, in un minuto, purtroppo non ci è riuscito, non è riuscito colpo di testa che è un'altra palla gol abbastanza facile. Pettinari che mi gioca ora troppo fuori, visto che è vice capocannoniere, dovrebbe andare più dentro. Grazie. Arrivederci. Questa dunque la conferenza di Zeman e sostanzialmente per il tecnico Boemo, e vado subito da Paolo Renzetti, ci deve essere maggiore velocità nell'arrivare nella zona d'attacco, no, non possiamo commentare perché si è subito seduto Pasquale Marino. Ascoltiamo allora il tecnico delle Rondinelle. Siamo contenti per te personalmente, meno contento per il Pescara. Però come spieghi questa partita? Insomma, un primo tempo di Pescara, complessivamente la partita con più palla, l'ha detto anche Zeman, e voi siete stati vicini, ci avete sfruttato tutte le occasioni. Ti volevo chiedere, rispetto alla tua squadra, se sei soddisfatto dei passi in avanti e se hai visto dei passi in avanti e se continuerai a lavorare su questo approccio di squadra che però a me francamente pare non essere il tuo approccio alla costruzione di una squadra. No, invece proprio a Pescara giocavo col 4-3 dopo una prima parte, per cui è un sistema di gioco che ho attuato, è normale, poi vorresti sempre attaccare, vorresti sempre giocare, ma poi ti devi confrontare anche con i valori di avversari come il Pescara, come altre squadre, quindi devi cercare di essere bravo a stare bene in campo e poi cercare di trovare cercare le opportunità per vincere. Oggi c'è qualche episodio nel primo tempo che c'era un po' più equilibrio, ci ha detto bene perché all'inizio abbiamo concesso l'occasione a Mazzotta e un po' di qualche altra apprensione, eppure all'inizio del secondo tempo hanno avuto in un minuto un paio di occasioni per pareggiare. Però complessivamente abbiamo lasciato queste poche opportunità al Pescara, che in genere è una squadra che macina gioco, una squadra che anche nel primo tempo a sprazzi, nella prima parte
giocato molto bene. Ecco, il calcio che fa il Pescara è un calcio bello, un calcio propositivo, e a volte gli episodi determinano il tutto. Buonasera, se l'aspettava così spento questo Pescara, si aspettava una partita comunque piuttosto facile per il Brescia rispetto a quello che No, tutto facile, piuttosto facile non credo, perché come ho detto prima c'è stato tanto equilibrio fino a quei 5 minuti che abbiamo fatto il 2 e il 3-0, ecco, fin lì c'era tanto equilibrio, ci difendevamo con ordine senza lasciare spazi, però diciamo che il Pescara faceva più la partita più di noi. Mister, buonasera. Lei ha studiato sicuramente molto bene in Pescara, nel primo tempo mi diceva soffetto fuori corsi esterne, Zampano e Mazzotta, sapeva che erano queste le armi, pure la ripresa che avete controllato bene, giusto? Sì, ma è chiaro che il Pescara ha un gioco bello, perché se riesci a chiudere le corsie esterne magari ti trovano gli spazi centrali, quindi perché hanno giocatori di qualità tra le linee, si sanno muovere bene. Per cui sono sempre giocate imprevedibili, non è monocorde, fanno sempre la stessa cosa, hanno una varietà di gioco negli ultimi metri importanti, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi per come si sono applicati a limitare le giocate offensive di questa squadra, che secondo me è una squadra forte e col tempo arriverà a giocare sempre su ritmi altissimi per quello che è il credo di Zema. Mister, una domanda. Secondo lei il gioco di Zema non è cominciato ad essere un po' troppo prevedibile, sapendo che lui sfrutta, cerca sempre di sfruttare il gioco con le fasce, quindi le squadre hanno quasi demonizzato questa situazione e quindi cominciano facilmente a prendere le contromisure? Ho risposto già a questa domanda, perché ho detto prima proprio il gioco di Zema è sempre fantasioso, per cui se ti copri la testa ti scopri i piedi, devi concedere sempre qualcosa, e ripeto, il calcio è fatto anche di episodi, perché è chiaro, se subiamo gol ai primi due minuti magari la partita nasce in maniera diversa e si facilita per loro, però ripeto, noi, a parte quello che abbiamo visto a Pescara, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Io alleno il Brescia e devo guardare le situazioni positive che abbiamo fatto, così come degli errori che abbiamo commesso. Bene, arrivederci. Queste le parole di Pasquale Marino. C'è Caracciolo da Renzetti. Niente, l'abbiamo affrontata con serenità, con sacrificio, e poi nel calcio vincono gli episodi. Noi siamo stati bravi a fare il primo gol, poi c'è stata un po' la partita in discesa. Fare la differenza oggi, anche la concretezza del Brescia e qualche errore in avanti del Pescara. Voi avete capitalizzato quasi tutte le occasioni create, il Pescara no. Sì, beh, ma questo è il calcio, di solito chi sbaglia meno riesce a vincere la partita. Oggi noi siamo stati bravi in questo. Ti chiedo un'ultima cosa, se puoi ripetere quello che hai detto, perché siamo rientrati in diretta ora, ovvero sull'applauso che ti ha riservato il pubblico di Pescara nonostante la sconfitta. Sì, mi ha fatto molto piacere, io ho contraccambiato l'applauso, perché comunque li ho sentiti cantare fino al 90esimo per la propria squadra nonostante la sconfitta 3-0 in casa, quindi vanno i miei complimenti e li ringrazio per l'applauso ricevuto. Grazie. Cosa cambia, un'ultima domanda, scusa, cosa cambia questa vittoria per voi, se cambia qualcosa? Ma no, noi dobbiamo, non deve cambiare niente, dobbiamo continuare a rimanere umili e fare le nostre partite. Grazie. Abbiamo ascoltato Caracciolo, sta per arrivare Brugman. Andrea, in questo convulso dopo gara, vedremo se poi riusciremo anche ad avere qui al microfono, ma lo abbiamo ascoltato in conferenza stampa, il tecnico della formazione bresciana Pasquale Marino. E dunque io direi di restare in collegamento diretto, perché Brugman è al mio fianco, eccolo qui Gaston Brugman, possiamo andare ad ascoltarlo. Ecco qui il centrocampista del Pescara. Il sabato che vi aspettavate, eppure abbiamo detto in cronaca, primi 20-25 minuti eravate partiti bene, poi cosa è successo? Sì, sicuramente è stato l'inizio della partita che ci aspettavamo, facendo noi la partita e praticamente rischiando poco, dopodiché alla prima occasione abbiamo subito il gol, siamo stati sfortunati e anche molto imprecisi su questa partita. Gaston, dopo 12 giornate si può dire con una certa oggettività, anche certezza, che questa squadra fino ad oggi non è mai riuscita a giocare come vuole il tecnico del Pescara, una squadra mai zemaniana. Ci può essere una spiegazione per questo?
No, sinceramente no, sappiamo quello che vuole il mister, noi cerchiamo di farlo quando andiamo in campo, ma a volte no, non c'è la possibilità. Non ti so dire Paolo, anche sulla sua posizione, noi sappiamo niente, lui no, dove preferisce giocare, ma questi continui cambiamenti di ruolo non generano confusione anche in lui, oltre che nella squadra. Ce l'ho poco fa ai nostri microfoni e fatti i complimenti al pubblico di Pescara perché vi è incitato fino al 90esimo nonostante il risultato. Da capitano, ti senti di mandare un messaggio al pubblico biancazzurro? Sì, ci devono sostenere, so che veniamo da un anno molto difficile, è difficile anche per noi, abbiamo vissuto un anno con tante difficoltà e comunque si sente anche quando sbagli una palla o sbagli cose, però qua dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo lottare sempre per la stessa, per la maglia e sapere che il campionato è lungo e dopo arriveranno le cose belle perché sicuramente dobbiamo crescere, una squadra che praticamente nuova, è rinnovata e aspetto che i tifosi ci sostengano fino all'ultimo e noi prima o poi le ripagheremo diciamo, con un sorriso. Gaston, Zeman cambia formazione ogni partita e anche la posizione di Brugman in queste settimane è spesso cambiata. Sappiamo dove prediligi giocare, ma questi cambiamenti che ti riguardano ti creano qualche problema? No. Credo che pure la settimana, la partita con l'Empoli, mi avete fatto la stessa domanda, capita di cambiare, capita di provare un po' troppo il diverso ruolo, però comunque so quello che vuole il mister da me, so quello che posso dare, so che posso dare ancora molto di più. Oggi sicuramente non è stata la mia miglior partita, molto impreciso, però sicuramente col Palermo ci darò il massimo un'altra volta e cercheremo di vincere perché è importantissimo per il campionato. Mi riallaccio alla domanda del collega, ma non sulla tua posizione personale perché ne abbiamo discusso abbondantemente, quanto sull'identità proprio del Pescara. 12 partite e 12 formazioni diverse, avete ancora difficoltà ad avere una identità forte, questo è un dato di fatto, perché? Io non sono l'allenatore, non sono quello che manda i giocatori in campo, quindi non ti so spiegare, magari il mister in settimana vede meglio una persona, dopo vede un'altra, non lo so, l'identità comunque te la dà il gioco, giocando, vincendo, e purtroppo il Pescara abbiamo alti bassi e quindi questo magari ti ferma un poco la crescita, più o meno questo. Gaston, a proposito di alti e bassi, dopo due sconfitte consecutive, venerdì arriva all'Adriatico il Palermo. È questa una partita spartiacque, almeno di questa prima parte di campionato? Sì, sicuramente questa partita è importantissima per noi, come era questa. Diciamo che dopo la partita che abbiamo fatto con l'Empoli ci tenevamo a fare una bella gara qua. Penso che siamo partiti benissimo, dopo abbiamo calato, però adesso viene Palermo, ci lavoreremo per affrontare questa squadra che sicuramente vuole salire, quindi è una bella sfida e dobbiamo vincere. Perfetto, grazie a Gaston Brugman. Abbiamo ascoltato dunque due tesserati del Pescara, Cesare Bovo e Gaston Brugman. Abbiamo ascoltato anche Riccardo Clinco in precedenza. Io per il momento, Andrea, ti restituisco la linea. Se dovesse arrivare nel frattempo, che ci sarà forse la possibilità di mandare gli highlights di questa partita, se dovesse arrivare il tecnico Pasquale Marito anche per un saluto ai tifosi del Pescara, io ti richiederò la linea. Se così invece non dovesse essere, potremo andare a chiudere qui dalla mix zone dello stadio Adriatico. No, Paolo, invece resto con te perché io ritengo insomma sì, questo discorso non fondamentale, ma che può rientrare in un panorama più complesso. Brugman continua a essere alternato tra il ruolo di playmaker e il ruolo di mezzala. Sappiamo che lui predilige giocare in mezzo, ma spesso Zeman lo impiega a mezzala. Però l'alternanza continua. Ad Empoli, ad esempio, ha giocato davanti alla difesa, oggi è tornato a fare il ruolo di mezzo sinistro.
Questa è una di quelle tante situazioni che evidentemente contribuisce a non creare identità alla squadra. Probabilmente se ci fosse Zeman ci direbbe che è proprio perché lui fa fatica a trovare questa identità che continua a cambiare cercando l'alchimia giusta. Però evidentemente dopo 12 giornate un cambiare così tanto non aiuta, forse è il momento di fare qualche scelta un po' più definitiva, perché ci avviciniamo alla zona centrale, anzi già ci siamo, la zona centrale del girone d'andata. E ci avviciniamo anche al mercato. Eccoci, allora siamo ecco Marino. Eccoci, c'è Marino. Andrea, scusa. È tornato allo Stadio Adriatico, credo che sia stata una giornata praticamente perfetta per lei. Sì, perfetta, perché abbiamo vinto, peraltro niente, una vittoria come le altre, nel senso, anzi, Pescara, per me Pescara è sempre una grande piazza, una grande città, e ci torno sempre volentieri. Poi per il resto servivano i punti, adesso sono contento per questi 3 punti, la classifica ci fa lavorare con più serenità. Mister, una battuta, dopo quello che era successo 3 anni fa, lei è venuto all'Adriatico, si è vendicato tra virgolette, ma in settimana aveva detto più volte di essere rimasto, e lo abbiamo visto anche oggi, in ottimi rapporti con la società e anche con la tifoseria. No, non c'ho niente da vendicare, perché il Pescara sarò sempre magari avversario, ma non un nemico, perché ho cose da vendicare, perché sono stato trattato bene, sono stato bene, e questo per me è importante, e torno sempre volentieri. Le chiedo una cosa tattica per chiudere. Vivarini ci ha detto martedì scorso a Empoli: abbiamo limitato le fasce nel gioco di Zeman. Oggi tatticamente dove è stato bravo Marino e il Brescia? Diciamo che anche negli episodi ci hanno aiutato, perché se al primo minuto Mazzocca fa gol ai primi minuti, magari è una partita che viene fuori in maniera diversa, quindi lasciamo stare agli aspetti tattici, perché il Pescara è una squadra che gioca bene, è una squadra che se chiude le fasce magari trovano gli spazi centralmente con i movimenti degli attaccanti, per cui il Pescara secondo me lotterà fino alla fine. Grazie al tecnico del Brescia Pasquale Marino. Allora per il momento linea a te Andrea. No Paolo, vabbè, io volevo finire quella considerazione, volevo sentire anche te, e poi possiamo chiudere, visto che ormai i tesserati del Pescara li abbiamo sentiti, a meno che non ci dici che verrà qualche altro giocatore del Brescia, perché abbiamo ascoltato Caracciolo, non so se porteranno qualcun altro, ma Zeman non abbiamo ascoltato, Marino 2 volte, quindi no, siamo ormai in dirittura d'arrivo. È il momento anche con il Palermo alle porte di fare qualche scelta un po' più definitiva? Beh sì, diciamo che quella ne parlavamo anche con Brugman, e il centrocampista del Pescara lo ha riconosciuto, evidentemente c'è qualcosa da cambiare, evidentemente c'è qualcosa da cambiare per una qualche decisione che possa essere, se non definitiva, comunque importante. Il riferimento, lo abbiamo detto, è alla scelta di qualche giocatore, probabilmente anche all'impiego di qualche atleta che ha avuto poco spazio fino a questo momento. Se sarà Ganz o chi per lui lo vedremo venerdì, e certo è che è quella di venerdì proprio con il Palermo sarà una gara importante per il Pescara, una gara da non sbagliare per la formazione adriatica, che dopo 2 sconfitte è chiamata proprio con il rosanero ad un risultato importante. C'è un po' di delusione fra i tifosi che oggi si aspettavano il riscatto, ma come dicevi tu Andrea, ci si aspetta soprattutto che il tecnico del Pescara Zeman possa prendere delle decisioni, perché evidentemente anche questo cambio settimanale di formazione, anche del ruolo di alcuni giocatori, e ci riferiamo soprattutto a Brugman, potrebbe aver creato anche qualche problema agli stessi giocatori, allo stesso Brugman, ma anche ad altri atleti. C'è un Koulibaly che evidentemente non si è ancora ripreso bene dai problemi fisici, c'è un Pettinari che nelle ultime settimane ha segnato un gol in 7 partite, c'è una difesa che vede settimanalmente cambiare i suoi attori, e c'è una squadra che nelle ultime 2 gare ha subito 6 gol, 3 al Castellani di Empoli, 3 oggi, una squadra che invece riesce ad andare in rete con molta difficoltà. Prima di chiudere un'annotazione, nel senso che questo Pescara è arrivato oggi alla 4ª sconfitta stagionale, 2 battute d'arresto allo Stadio Adriatico,
quello che un po' doveva essere il fortino del Pescara di Zeman, Pescara che invece in casa fino ad oggi in questo campionato non è riuscito a raccogliere un bottino di punti sicuramente che i tifosi si aspettavano. Vedremo cosa succederà venerdì con il Palermo. L'ultima annotazione, vedremo anche che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore con Pigliacelli. L'auspicio è che ci possa essere un chiarimento e che il giocatore, crediamo, possa tornare a disposizione della prima squadra e dunque del tecnico Boemo, perché evidentemente anche il caso Pigliacelli ha un po' minato la serenità della squadra. Se non ci sono d'accordo. Ulteriori domande, Paolo, ulteriore considerazione. Sì. Una delle pochissime note positive del pomeriggio, il debutto di Edgar Elizalde, il giovanissimo difensore uruguaiano che ha preso il posto di Perrotta, situazione compromessa, ma intanto è stato buttato nella mischia. E chissà che in futuro Zeman non possa ricorrere un po' più spesso a questo ragazzo di cui si dice un gran bene. Certo, non può essere il salvatore della patria, ben inteso, però è un giocatore di cui si dice molto molto bene. Esattamente, anche perché Elizalde è un giocatore tenuto in grande considerazione dal tecnico della formazione adriatica Zdenek Zeman, un giocatore di cui si dice un gran bene, che forse per caratteristiche tecniche è diciamo portato a poter far bene in un 4-3-3, un giocatore non alto, non fisicamente possente, ma che, come ha detto Zeman, ha la velocità giusta per poter giocare nel 4-3-3. Vedremo se per lui ci sarà spazio nelle prossime gare, ad iniziare perché no da quella con il Palermo, e proprio per la gara con il Palermo potrebbe essere a disposizione per la prima volta nella stagione anche Ugo Campagnaro. E questa difesa, la difesa del Pescara, sembra aver bisogno anche di un giocatore che ha 37 anni, potrebbe dire ancora molto nel campionato di Serie B una volta risolti i suoi problemi fisici. Dunque tutto dal Mix Zone dello Stadio Adriatico, io ringrazio Gaetano Terio e Stefano Recanati per l'assistenza tecnica e restituisco la linea allo studio. Buona serata. Perfetto, perfetto. Grazie a Paolo Renzetti. Noi ci avviciniamo alla chiusura di questo numero di Diretta Stadio. Ci congederemo con gli highlights di Pescara Brescia. Vi ricordo che domani torneremo in diretta con la nostra trasmissione dedicata alla Serie D e alla Serie C. Ricordandovi che con il cambio dell'ora che ci sarà questa notte, le partite di Serie D inizieranno alle 14.30. Alle 14.30 anche il fischio d'inizio di Albino Leffe Teramo per la Serie C, quindi domani intorno alle 14.20 saremo in diretta per seguire gli sviluppi delle gare di Serie C e di Serie D. Poi domani sera alle 19.30 l'Abruzzo del Pallone con Jacopo Forcella. Poi la prossima settimana sarà molto intensa, perché lunedì sera ci sarà Replay, sicuramente trasmissione ricca di polemiche dopo questa debacle del Pescara. Martedì sera Pro Teramo con Jacopo Forcella. Poi mercoledì ci saremo con Diretta Stadio, perché c'è il turno infrasettimanale di Serie D, ci saremo anche con una edizione speciale dell'Abruzzo del Pallone. Dunque sarà un inizio settimana scoppiettante con tante trasmissioni, le solite di commento, ma anche con le trasmissioni che sono tipiche della domenica, che traslano al mercoledì per via del turno infrasettimanale. Dunque seguiteci sempre con grande attenzione. Allora, probabilmente sono pronti gli highlights, allora possiamo vederli con l'ausilio di Maurizio Daguì. Nel Pescara diverse novità, oltre ai rientri di Bovo e Zampano in difesa, c'è a centrocampo Carraro in cabina di regia, Brugman riportato sul mezzo sinistro, mezzo destro Koulibaly al posto di Palazzi, in attacco c'è Ben Ali e non Capone, Mancuso torna a destra dopo la parentesi con l'impiego di Del Sole a Empoli, al centro Pettinari, nel Brescia confermato l'11 che era atteso con Ferrante e Macin a sostegno di Caracciolo e difesa a 3 guidata da Gastaldello. Questa è la prima conclusione proprio di Macin, facile parata di Fiorillo. Il Pescara però ha un buon approccio alla partita e a questa importante occasione filtrante per Mazzotta e intervento con i piedi di Minelli sulla punta sinistra dello stesso difensore del Pescara in mano scoperta. Poi c'è questa punizione alta calciata da Bovo.
il Brescia che qui attacca con Macini, il giocatore della Guinea, fa partire questo tiro telefonato per Fiorillo. Chiaramente in panchina c'è come vice Fiorillo Antonino dopo l'esclusione varata in settimana di Pigliacelli, anche se si va verso una schiarita. Cartellino giallo per Edoardo Lancini, autore di questo brutto fallo a metà campo. E poi qui dovremmo essere all'azione del gol del vantaggio, al 36esimo, con Furlan che lavora la sfera sulla sinistra, mette in mezzo un pallone, Pescara eccessivamente schiacciato a ridosso dell'area piccola, rigore in movimento per Macin, tutto solo, il giocatore della Guinea Equatoriale non ha difficoltà a piazzare la palla sotto la traversa, nulla da fare per Fiorillo. Dunque alla prima importante opportunità il Brescia passa, il Pescara aveva spinto tanto ma creando poco, in sostanza solo la palla gol per Mazzotta, lo ha sottolineato anche Zeman, troppo possesso palla, 60% e poca incisività in attacco, poca velocità ad arrivare dalle parti di Minelli che qui respinge la palla messa in mezzo da Mazzotta. Prima della fine del tempo entra Palazzi al posto di uno svogliato Koulibaly, ma Koulibaly non è l'unico da bocciare in questa partita. Il cambio però non dà grande giovamento al Pescara che torna bene nella ripresa, torna bene in campo, primi due minuti con le due opportunità per Mancuso, la prima suggerimento di Carraro, stop e tiro in girata con il sinistro, la palla lambisce il palo alla destra di Minelli e poi un'altra opportunità con Pettinari che si improvvisa attaccante esterno, in questo caso precede Castaldello, va al cross, torsione bellissima di Mancuso, scavalcato Minelli, la palla scheggia la traversa, sembrano i presupposti per una grande ripresa ma non sarà così, qui Carraro perde il pallone, Ferrante avanza e poi calcia sopra la traversa, sono invece le avvisaglie del tracollo del Pescara, un tracollo che si materializzerà tra il 18esimo e il 20esimo della ripresa. Ecco qui il 2-0, gran controllo di Caracciolo che elude il fuorigioco e batte Fiorillo in uscita, fatta a fette la difesa del Pescara da questo lancio di Macin, gran controllo di Caracciolo e finalizzazione da par suo per Lairone. Passano due minuti, Ferrante ha l'intera metà campo a disposizione, entra in area, punta per rotta, lo salta con grande, troppa facilità e poi con il sinistro la piazza nell'angolo alla destra di Fiorillo. La gara finisce qui con l'ex aquilano, una parentesi breve per lui, Alexis Ferrante, scuola Roma, che segna la rete dello 0-3. E qui arriva anche questo intervento da cartellino giallo ai danni di Valsania che entrerà nel finale al posto di Carraro. Il Pescara avrà negli ultimi minuti l'opportunità di segnare il gol della bandiera, il cosiddetto gol della bandiera con Pettinari, probabilmente sta arrivando proprio questa azione, cross di Valsania, vedete Pettinari sotto porta e bravo Minelli in due tempi a neutralizzare i tentativi del centravanti del Pescara e scendono così, arrivano così i titoli di coda su questa partitaccia, l'Adriatico Cornacchia, Pescara che dunque finisce con una sonora sconfitta, una debacle all'Adriatico contro il Brescia dell'ex Marino. E con questa serie di immagini noi ci congediamo, Diretta Stadio come detto torna domani alle 14.20 per parlare di Serie C e di Serie D e poi domani sera alle 19.30 l'Abruzzo del Pallone, vi ricordo tra circa un'ora e un quarto alle ore 19 la seconda edizione del TG6, questa sera alle 23 anche la terza edizione, grazie in regia a Maurizio Dagui, grazie a chi ha lavorato allo Stadio Atletico Cornacchia di Pescara, io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. I nostri sogni nelle vetrine in vendetta, siamo veramente noi.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.